Nel senso, vorrei presentare chi ha organizzato questa conferenza e può essere che qualcuno di voi ci conosca già, perché non è la prima volta che ci incontriamo qui a casa insieme, e per questo intanto ringrazio Giuseppe, perché non lo faccio mai, e infatti si trova a ridere. Giuseppe è un po' l'anima di Casa Insieme, è responsabile di questo posto, che dà l'opportunità a molte associazioni e a molti gruppi, compreso il nostro, di diciamo di avere uno spazio super attrezzato e per fare così. Grazie. Alla serata, posto. E quindi è questa struttura è veramente una manna per tutte le associazioni e tutti i gruppi. E infatti, fra le altre cose, c'è anche una scuola paritaria in questa struttura. E il gruppo Abidubi non è un'associazione, è un gruppo di persone che si ha cominciato a riunirsi nel 2021 e che si trova in piazza ogni giovedì circa alle 5:30 del pomeriggio, e ci troviamo a costruire relazioni, cerchiamo di costruire relazioni, perché pensiamo, o almeno io lo penso, che costruendo relazioni si possono iniziare a costruire anche altre cose, ma costruire relazioni reali, perché purtroppo nel periodo della pandemia ci hanno costretto a stare distanziati, a stare divisi, a stare slegati, e invece sarebbe importante invece cercare di, appunto, di stare più uniti possibili e diciamo cooperare, cercare di collaborare fra di noi per portare avanti un progetto, e ognuno ha il proprio progetto, però è quello il problema. Se i vari progetti si incastrano e si intersecano, ne viene fuori uno gigantesco e uno meraviglioso. E con il gruppo Abidubi un po' è successo questo: alcune persone si sono messe insieme e hanno cominciato a lavorare, dapprima negli orti, e infatti il 15 maggio dell'anno scorso abbiamo piantato il primo palo di questo orto che vedete qua nelle foto. E poi da lì non ci siamo più fermati, in realtà, e abbiamo continuato sì a lavorare negli orti, ma abbiamo anche iniziato a cercare di nutrire anche, lavorare negli orti aveva un significato, cercavamo di sganciarci per quello che è possibile, diciamo dai supermercati, quindi cercare di avere un'autonomia alimentare, un'autosufficienza alimentare. Nel nostro piccolo, ovviamente, perché è abbastanza complicato essere autonomi a livello alimentare su tutto. E dopodiché, oltre che ad alimentare il corpo, abbiamo bisogno anche di alimentare un po' la nostra anima, se vogliamo. E quindi abbiamo cominciato a fare anche delle conferenze tematiche, su tematiche particolari, se possiamo. E la prima conferenza in assoluto è stata l'uomo e luce condensata, e ha visto qui Marcello Pamio, che ci ha parlato appunto della luce, e poi siamo andati avanti. Abbiamo parlato di autonomia energetica, perché c'entrava con l'autonomia alimentare, quindi l'autonomia energetica veniva anche quella di conseguenza, e abbiamo avuto Achille Sacchi per due volte, per due conferenze. Abbiamo parlato anche di diritti umani con Paolo Scheusa, che è venuto qui e ci ha fatto due incontri su i diritti umani inviolabili. Ci ha fatto capire che stanno violando i nostri diritti, se non l'avessimo capito. E dopodiché l'ultima conferenza in ordine di tempo l'abbiamo avuta con Paolo Sanna, che ci ha parlato delle 5 leggi biologiche. E per avere un'ottica differente appunto sulla salute, chiamiamola così, sul benessere. Nel frattempo il gruppo ha fatto ci siamo incontrate per anche altri momenti, e che sono sempre stati momenti volti a
far incontrare le persone come in questo momento, fare in maniera di avere un'ottica differente, fare qualcosa di diverso che non sia il solito, perché altrimenti riproduciamo le solite cose. E in quest'ottica c'è, perché io vedo una cosa e dico bisogna che facciamo questo, e ho parlato con Riccardo in realtà via telefono, non ci siamo mai incontrati di persona, io ho, devo essere sincera, visto due minuti, due, perché mi stanco facilmente, però due minuti di video, ho detto questo diciamo che facevo venire a Tiene per forza perché è troppo forte. E credo che sarà all'altezza delle mie aspettative. E facciamo anche altri incontri, facciamo le letture, abbiamo fatto un festival olistico, ne faremo un altro, abbiamo fatto un incontro con le scuole parentali, molte attività. In Avidubi c'è posto per ogni anima, per ognuno che ha voglia di fare qualcosa, che ha voglia di proporre una cosa che sta a cuore a lui. Se ha un talento, perché no? Ok? E, beh, questo è uno dei vari orti su cui stiamo lavorando. Ci incontriamo sabato e domenica di solito e anche durante la settimana nei vari orti. E tutte queste informazioni, tutte queste cose, tutto questo che stiamo facendo, lo trovate in un gruppo Telegram che si chiama Abidubi Schio, cioè se c'è esseri umani liberi. Abidubi Schio, quello lì. Basta, credo di non dovervi dire altro, se non che appunto che sarebbe bello che ognuno di noi facesse quella piccola parte, mettesse quel piccolo semino, quella goccia, e appunto quel passo verso un cambiamento, spostarsi da dove, cioè devo spostarmi da dove sono, altrimenti rimango sempre lì. Però se a me sta bene lì, rimango lì, a me no, quindi mi sposto e vado verso e cerco di costruire qualcosa. Vi lascio, siamo pronti per il video? C'è una donna, abbiamo il tecnico qua che è una roba fantastica. Vabbè, potrei ringraziare prima tutti quelli che ci aiutano, che stasera in ordine sparso sono stati, adesso me ne ricordo, Arcisa, Lamina, Emanuela, Lorenzo che si è nascosto, Andrea che abbiamo qua, Patrizia, no Graziella, sì, Patrizia è di là, dov'è la Patrizia? Patrizia, vabbè c'è la Patrizia da qualche parte, e l'Antonella che io mi dimentico regolarmente perché è invisibile, e infatti ha se sconta in fondo, e l'Antonella è quella che ci fa le letture e la musica, lei suona, lei è la musicista della situazione. E oggi no, mi pare che ci sia stato qualcun altro. Chi si che mega aiuta? Patrizia? E chi? Bisogna che mi ricordare perché non so mia. Non mi ricordo mia tutti miei. Basta, va bene. Se c'è qualcuno che non l'ho detto non si offenda. Ah Daniele, mamma mia signor, e sarabbia. Giuriva, no, neanche ancora, boh, a posto. No, a posto. Ha fatto la torta buonissima alle nocciole. E, ecco, il buffet era una sorpresa, nessuno sapeva che sarà il buffet. E quindi è stato bello che abbiamo fatto anche quello. E il video va là, è meglio che così sto zitta. Grazie di essere qui comunque.
Io mi commuovo sempre quando vedo il video, anche perché Andrea, quando fa i video, riesce a cogliere l'essenza proprio della, in realtà la mia essenza, quindi è molto particolare per me. Dovrei presentare Riccardo, ma siccome non mi sono scritto niente tranne che sei da Bologna, è meglio che lo faccia lui, che se no fa solo un castro. È simpaticissimo e già quello ha vinto. Io adesso non lo dico, cioè io non l'ho mai detto una cosa così perché non sono mai stato così emozionato. È un anno e mezzo che faccio conferenze quasi solo in Emilia-Romagna e arrivare qua, cioè se non ci credete mi toccate il cuore, cioè, sono veramente emozionato perché non so Esther, Giuseppe, io non so dove iniziare, abbi dubbi, casi insieme, cioè stratosferica mi viene la parola così che mi viene in questo momento. Io ho la fortuna di aver visto tantissime realtà come la vostra, però non strutturate come la vostra, ma alcune anche quasi, solo in Emilia-Romagna. Vi assicuro che vederle tutte insieme, questo grande onore che ho di vederle andando in giro, è come vedere l'inizio di un nuovo mondo. È come se tante persone come voi si stessero tirando sulle maniche per creare un nuovo mondo. E vi assicuro che vederlo nella mia posizione privilegiata, di quello che gira, e anch'io ho poi il mio gruppo dove vivo, quindi. È veramente bello perché dà tantissima fiducia nel futuro ed c'è tantissimo amore. Quello che ho visto con Giuseppe, con Esther, Andrea mi ha riconosciuto subito il video che ha fatto, io che l'avevo già visto, anche la musica proprio prende bene. Non voglio dilungarmi perché sennò dovrei fare 3.000 ringraziamenti a tutti voi, ma l'ho detto col cuore perché aggiungo che sono un po' geloso di. Un po' geloso di voi veneti, aggiungo, io è già un po' di anni che dico ragazzi guardate che veni da prima di quello che era successo perché avete veramente tanto cuore ma anche tanta voglia di fare e penso che il video di prima dicesse già tutto o anche il posto in cui siamo. Io oggi, come si vede da lì, Andrea ha già fatto tutto, fantastico, e proverò a farvi fare un viaggio, quindi se avete pazienza. Non serve che vi ricordiate tutto quello che vi dico, io vi dirò tante cose perché ho cercato di, nel mio percorso, di unire il mondo scientifico e quello spirituale. Come dico sempre, la scienza e lo spirito, quando non hanno dogmi, dicono la stessa cosa. In questi anni abbiamo visto benissimo i dogmi della scienza, se la chiamiamo scienza quella lì, comunque ci siamo capiti, oppure abbiamo visto anche prima, senza ovviamente offendere nessuno, molto spesso dei dogmi anche in varie religioni. Senza togliere niente e non giudicare assolutamente, però è bello cercare di avere più conoscenze. Infatti la cosa che mi è piaciuta di Giuseppe, lui dice se qualcuno ha un'idea viene qua e noi lo aiutiamo, è cosa che fate anche voi, è una cosa stupenda. Quindi siate sempre curiosi, sperimentate, ve lo dirò più volte oggi. E il mio percorso vuole partire dalla mia esperienza e arrivare a farvi capire quanto può essere importante fare il lavoro su se stessi, io lo chiamo lavoro su se stessi, ci siamo capiti, cioè trovare dentro di noi tutte quelle cose, anche quelle che non ci piacciono, e molto spesso perdonarle, trovarne la causa. E io in realtà poi faccio anche degli incontri approfonditi con poche persone, però oggi cercherò di darvi un po' di cose. Una cosa importante, quando avrete un po' la bolla al naso, no, scherzo, spero di no, spero di piacervi abbastanza, però se sarete d'accordo faremo un esperimento, tutti quelli che vorranno. E poi se ci sono due persone, vengono qua sul palco e faremo un esperimento per vedere l'importanza dell'informazione dell'acqua. Questo titolo qui è un titolo vecchio, dovrò cambiare la slide perché all'inizio, quando mi hanno sospeso nel, sapete, ottobre, il 15 ottobre, no? Che chiedevano un documento, io prima mi ero fatto un lavoro su di me e avevo superato una paura. La mia paura di non mantenermi economicamente. Avevo un lavoro dipendente in una multinazionale bolognese molto grossa. In un laboratorio, ci tengo a precisare che lavoravo in un laboratorio perché io taravo e certificavo gli strumenti. Quindi io parto da un concetto molto scientifico e oggi vi dirò delle cose che a voi sembreranno incredibili e sono tutte dimostrabili dalla scienza moderna e le abbiamo anche viste con delle telecamere quantistiche, dopo vedremo. Comunque io ho fatto questo percorso e a un certo punto, poi vi spiegherò anche come, grazie al corpo ho avuto la risposta che avevo superato questa paura, questo a settembre del 2000. Cos'è stato il 2021 quando mi hanno chiesto? E così arrivo al 15 ottobre 2021, mi chiedono questo documento, ho detto no, ma non ve lo do, non ce l'avevo neanche, però fagli ho studiato, non ve lo do. E in realtà è stato
la conferma di che quando si superano le proprie paure arriva l'abbondanza, perché il 15 ottobre mi hanno sospeso, affitto, famiglia, moglie precaria, quindi senza stipendio, e il 16 ottobre un mio amico, cioè la sera stessa anzi, un amico mi fa: guarda, domani si è liberato un posto per fare una conferenza, tu che parli di energia a volte, di queste cose, spesso dici cose interessanti, riesci a organizzare una cosa per domani? Io sono organizzato, ho portato un po' di cose e mi sono trovato che ho anche, qualcuno mi ha comprato delle cose, mi sono trovato i soldi in mano, vi assicuro, li ho guardati, non avevo, da lavoratore dipendente non avevo mai guadagnato, e quindi adesso, dopo poi veramente mi hanno ripreso, dopo poi me ne sono andato io, perché ho capito che dovevo fare questo. Ve lo dico per dirvi che ognuno di noi ha delle paure, e si può, paure, blocchi, personalità, e si possono superare, sono solo qui. C'è un detto che dice: un giorno la paura bussò alla porta, apri il coraggio e non c'era nessuno. Quindi è molto più semplice di quello che pensiamo. Vi guiderò in questo percorso, se ci provo, poi voi vedrò un po' le reazioni. E quindi no, niente, questa era l'energia per essere, perché fino adesso ci hanno voluto far credere che dovevamo sopravvivere o dovevamo vivere, io invece vi dico: dobbiamo essere. Essere, ricordarci chi siamo. Ognuno di noi è qualcosa di divino, e stasera lo dimostreremo anche. E se posso farlo, quindi io a un certo punto mi ero dato questa definizione, la tengo, che è vecchia ma perché è simpatica, assistente teorico per l'energia in tutte le sue forme, perché parlavo anche di autonomia energetica, facevo io dei sistemi di autonomia energetica con varie fonti di alimentazione, vedremo che parleremo molto di energia anche oggi, ma andremo poi oltre l'energia, c'è qualcosa che va oltre l'energia. Vi tolgo le scritte, questa slide qua si vedono dei laboratori che io insieme ad altri concittadini abbiamo fondato questa associazione che si chiama Comunità Energetica, l'abbiamo fondata prima che esistessero le comunità energetiche europee, che ci hanno preso il nome da noi, infatti tutti ci vengono a chiedere ma non facciamo cose diverse, e io, a me interessava fare sperimentazione e laboratori, specialmente nelle scuole con i bambini, quindi quali elementari, quali medie e anche con gli adulti. Ho organizzato appunto anche un evento su Tesla, da cui poi lì è la prima volta che è arrivato questo ragazzo con cui ho iniziato a collaborare su alcuni sistemi. E brevemente vi dico che è fantastico lavorare con i ragazzi, se a voi è capitato, con i bambini, perché non hanno schemi mentali, che a noi questi schemi mentali sono stati inseriti, se li siamo anche inseriti da soli, in tutta la nostra vita. Il bambino è più libero, è più vuoto, no? C'è più spazio libero, non è vero, gli spazi ne abbiamo quanto ne vogliamo. E quindi apprende molto di più, e devo dire che alcune idee sono arrivate anche da lì. Poi ci ripasso dopo, alcune cose che facevo vedere era la semplicità di fare energia, vedete un bidone tagliato a metà, messo su una ruota da bicicletta, questa è già una pala eolica che è abbastanza grandina, quei bidoni da orto, visto che fate gli orti, però che era bucato, in Africa ho scoperto, era un progetto per l'Africa, ma ho scoperto che ne riparano fino all'ultimo, però diciamo che è possibile, se proprio rotto, farsi una pala che può produrre anche energie maggiori di queste con venti superiori, per dire che era semplice. Pannelli che si possono recuperare, e questo l'ho preso in un bidone, me l'ha buttato via. E mi chiama un mio amico, mi fa: guarda, sotto da me c'è un pannello intero, sono andato a prenderlo, era ancora perfettamente funzionante. Batterie, abbiamo dei sistemi, magari ne parlerò anche dopo, che le recuperano un buon 50% di batterie al piombo, inquinano, se le buttano via, se no si possono tenere. Altri sistemi per produrre energia, però quello di cui voglio parlarvi è sperimentazione, perché vi voglio provare in questo viaggio a far vedere quante cose esistono attorno a noi di cui non sappiamo assolutamente nulla, e sono anche facili. Sono facili, e dopo ognuno di noi, se vorrà, proverà col proprio corpo quante cose può provare a sentire grazie al solo corpo. Il corpo veramente è, a me non piace la parola macchina, come ho detto prima con qualcuno, ma è la cosa più divina che esiste, e dopo lo proveremo. Tra i miei vari esperimenti che ho fatto, diciamo ne ho fatti tanti, vi parlo brevemente di questo barattolone qua che vedete, che non è miele quello che è lì dentro perché si illumina, perché ha a che fare con l'acqua, io dopo vi parlerò di acqua. E qua dentro c'è dell'acqua da rubinetto e del bicarbonato, e poi vedete che ci sono due elettrodi, sono due pezzi di ferro abbastanza grossettini, di tungsteno. E il tungsteno è il materiale che fonde la temperatura più alta del mondo, più di 3800 gradi. In pochi secondi, con un'energia tipo quella del portatile, il tungsteno qua dentro stava fondendo. Questo qua è, avete presente le lampade di tungsteno che facevano luce? Ecco, qui stava fondendo, ma proprio si stava sciogliendo, quindi lì dentro c'erano più di 3000 gradi e l'acqua si stava scaldando. Io, che lavoravo in un laboratorio e so fare le misure, e a scuola mi hanno insegnato delle cose, purtroppo vi devo dire che bisogna un po' disimparare alcune cose, ma vabbè, non che fossero false, sono deviate.
perché mi avevano insegnato la seconda legge della termodinamica che non potevo tenere più energia di quella che davo. È vera, è sempre vera questa cosa, ma dipende che cosa entra. In questa reazione entrano altre energie sconosciute e dopo vi provo anche il fatto che non vi dico delle balle, e quindi questo vasetto qua si scaldava l'acqua di più dell'energia che io gli davo dentro. Cioè io gli davo 100, il vasetto si scaldava 200. Potrebbe essere un buon modo, ad esempio, per fare una caldaia abbastanza efficiente. Inoltre, quegli elettrodi lì, quando li ho fatti analizzare, dentro c'erano degli atomi diversi che non c'erano nell'acqua e non c'erano sul tungsteno, e c'erano state delle metamorfosi nucleari, analizzandole con un microscopio atomico. Allora voi direte, vabbè, ma chissà che cacchio hai visto, Riccardo. Allora, io qua c'ho una conferenza, io poi queste slide, lo sa adesso essere, non so, il canale te l'ho girato, non il mio canale, adesso poi magari non l'hai visto, se no lo giro poi a chiunque vuole. Del canale ci sono queste diapositive, tutto il materiale di cui vi parlo vi posso riempire quanto volete. Questo link alla conferenza l'ho fatto io, mi hanno invitato a una conferenza a parlare di questo. E sapete dove era la conferenza? Era l'aeronautica militare, vi parlo di 10-12 anni fa. Quindi capite che quella che si chiama fusione fredda, che sarebbe questa cosa qua, che molti vi hanno detto, ah no, è una cosa che non esiste, in realtà non solo esiste, gli stessi militari stanno lavorando. A quell'incontro, io non ci vado più a queste cose perché non hanno una gran energia, ma all'epoca dovevo fare questo percorso, c'erano politici, militari, infatti ho fatto un articolo buffissimo, li prendo anche un po' in giro i militari, perché sembravano un po', se con rispetto se qualcuno lo è o l'ha fatto, ma in quel caso lì sembravano un po' gli Stormtrooper. Però diciamo che quello che è venuto fuori, io ovviamente ero solo un invitato, c'erano degli scienziati molto più bravi di me, perché come vedete io ho usato un ciappetto di legno che non è un po' di nastro isolante, non è molto professionale, loro usavano sistemi più professionali, l'ho fatto in cantina veramente questa cosa qua con pochi euro. E non fatelo perché diciamo, io ho dato 200 volte per ottenere questa reazione qua, quindi è un po' pericoloso la tensione nell'acqua, però insomma, il ciappetto di legno non era proprio la protezione migliore, c'erano degli scienziati che facevano le cose più migliori e hanno avuto anche dei fondi dall'Europa dopo degli anni. Quindi per dirvi che se voi leggete tante cose che vi dicono non è vero che non funziona la fusione fredda, non è vero che non funziona, sei ancora indietro nella ricerca, ma funziona benissimo perché l'ho fatta in cantina con pochi euro e lì la facevano anche meglio. Vi ho fatto questo passaggio per dirvi che già due cose che ho visto con un esperimento così semplice non le trovate in nessun libro. Io sono andato in giro all'università, ma come, cioè i professori cascavano dal pero, ma sì, noi abbiamo visto delle reazioni strane ma non ci interessano. Come non vi interessano? Cioè dovete, vabbè, dopo ci vado a fondo su questa cosa un po' di più per dirvi che cosa si può fare, perché ovviamente c'è una parte del mondo scientifico che non è particolarmente interessata a tutto ciò. Allora, mi devo scusare di una cosa, che io questo oggetto qua, di solito alle mie conferenze lo faccio girare. È una bobina, di cui adesso vi parlerò, forse qualcuno di voi l'avrà vista, ed è un progetto open source, chiunque se la può fare in casa. Però usate un po' la fantasia e guardate la semplicità di questo oggetto. Questo è l'altro esperimento di cui vi parlo per cercare di portarvi nel percorso a che cosa vuol dire informare l'acqua, che cos'è l'informazione, la potenza dell'informazione dimostrata anche dai modelli scientifici. Parto da questa bobina che chiunque di voi può fare, sono già decine di migliaia di persone solo in Italia che la stanno facendo. È una bobina che prende spunto da un progetto di Tesla, prima qualcuno mi diceva che bella hai fatto una serata di Tesla, quindi abbiamo usato uno dei progetti di Tesla, modificato inizialmente da questo ingegnere indiano, Vela Gaputri, che lo usava modificata questa bobina di Tesla, che era piatta, non fatta così, per risparmiare carburante, e poi Marco, che è la persona con cui collaboro, lui non sa neanche bene perché, lui ha fatto un sacco di prove, l'ha modificata così. Voi immaginate, questo qua è un tubo, può essere sia di acqua che di gas, poi vedremo che va anche sul corpo. E immaginate di fare proprio degli avvolgimenti con del filo doppio, purtroppo la bobina di solito ce l'ho sempre con me, l'ho data a un giornalista per fargliela vedere, si è dimenticato di darmela indietro l'altro giorno e oggi sono arrivato senza, perché avevo anche finito il cavo tra l'altro, oltre ad essermi dimenticato. Però voi immaginate del cavo, è molto semplice da fare, abbiamo dei video dove fanno dei bambini 8-10 anni, trovate di questa bobina Bach e un sacco di spiegazioni, e avvolta attorno al tubo, un tubo dell'acqua, un tubo del gas, o vedremo anche con meno giri nel corpo, che sennò diventa un po'
essere legati. Bac vuol dire bobina, bifilare, vedete che sono due fili di colori diversi, autoinduttiva e alla fine è chiusa, autoinduttiva e chiusa rovesciata, vedete è rosso con blu, blu con rosso. Questo semplice oggetto, che io da elettronico quando l'ho visto ho detto è la solita bufala di internet, però ho detto vabbè mi costa 10 minuti farlo, mezzo euro di cavo che me frega, la sperimentazione è così, uno prova tutto. Inizio a fare questa bobina, questa è casa mia, questa è la mia caldaia e qui ho fatto la bobina, vedete il cavo è anche diverso, questa è l'auto che avevo prima e ho fatto la bobina prima dell'iniettore a metano, questo è sotto il rubinetto dell'acqua nel lavello e questa è un'altra caldaia. Monto sta bobina, la prima cosa che vedo immediatamente è che nel lavello, già dal giorno dopo, poche ore dopo, mi aveva detto, c'era scritto pulisci il lavello, vabbè io monto la bobina e pulisco il lavello. Non ho più trovato le macchie di calcare, ho detto cavolo, ho capito perché non si pulisce il lavello. Poi attacco questa, dopo un po' mi parte la caldaia, inizio a scaldare un casino, c'erano i termosifoni che mi appoggiavo sopra e mi bruciavo. Ho dovuto abbassarla, ho detto ma che cosa strana. Sulla macchina ho visto subito gli effetti, cioè ogni pieno io facevo tot chilometri, dopo ho iniziato a fare molti più chilometri. Allora ho detto ma può essere che una bobina così semplice, un filo di cavo non alimentato da niente, possa fare degli effetti così? Non solo fa quegli effetti, ma magnetizza l'acqua, risparmia carburante, gas, migliora la salute, vedremo tutte queste cose, ionizza l'aria, fluidifica gli oli, aiuta le piante, fa tantissime cose. Non è l'unico oggetto, esistono tanti oggetti, io proverò a spiegarvi l'oggetto per spiegarvi il funzionamento di tantissimi oggetti che state, probabilmente molti di voi hanno incrociato in questi periodi soprattutto, perché la gente si fida sempre meno ovviamente dei medicinali e della scienza classica, e tanti oggetti, purtroppo a volte si incappa anche in qualcosa della fregatura, ma tanti oggetti alternativi cosiddetti olistici, cercherò di spiegarvi perché funzionano e quando funzionano bene, che è diciamo la parola che la qualità di questo funzionamento è la coerenza, dopo vedremo. Allora io ho questa bobina, provo a spiegarvela così il funzionamento, ci ho messo dei mesi se non degli anni, però io lavoravo in laboratorio, ho montato sta bobina ovunque, 6.000 strumenti, non ci capivo nulla, dicevo, eppure lo vedo il risparmio, l'acqua non ha il calcare, il risparmio nella macchina lo vedo, dopo mesi ho visto il risparmio, parlo di 20% nell'auto perché c'è la centrale elettronica, ma nella caldaia un 25-30%, sono centinaia di euro tutti gli anni e lo vedevo. E ho detto, ma com'è possibile, com'è possibile? Parlo con una mia amica che ho visto anche l'altro giorno, che era una insegnante di fisica, molto brava perché lei insegnava le superiori, ma adesso fa delle serate proprio sulla quantistica molto in gamba, e mi ha detto, guarda, prova a contattare questo Daniele Goulat, tra l'altro di Bologna, che ha queste telecamere particolari e forse con lui potresti trovare qualcosa che non hai capito. Quindi adesso io vi faccio vedere questa cosa, perché secondo me è molto affascinante, l'avrete vista più volte, però mi approfondisco un attimo. Questo è l'unico pippone, quindi se superate questo dopo in discesa. Però vi faccio il pippone perché è la parte scientifica, voglio che anche chi magari ha giustamente una mente strutturata in un certo modo passa questo percorso, ma penso che sia interessante per tutti, anche perché in questo ambiente, quando si parla ad esempio qui di frequenze, c'è molta confusione. Oggi vorrei cercare anche un pelo di chiarire, perché chiarendola capirete dove sta il pericolo e dove invece sta la cura. Queste sono tutte le frequenze più o meno che conoscono gli esseri umani. E, diciamo, prima delle onde radio, qui ci sono le onde audio, quelle della mia voce, poi i terremoti, ma diciamo, se voi guardate i numeri, qui c'è 10 con un 4 sopra, vuol dire 10.000 Hz, la frequenza si misura in Hz. La mia voce adesso avrà 1.000 Hz, un po' meno, e, insomma, frequenze di quell'ordine lì. Il passo dopo è 10 con 6, vuol dire 10.000, qui c'è 1.000.000, 100 milioni, 10 miliardi e così via. Ogni tacchetta è 100 volte superiore all'altra. I raggi gamma, che sono le frequenze più alte conosciute dall'uomo ma non esistenti, 10 con 24 zeri, non so se qualcuno sa come si dice, ma io non lo so, ma sono miliardi, miliardi, miliardi. Perché la scala è fatta così? Perché se hanno calcolato che se noi dovessimo fare tutte le frequenze 1, 2, 3, 4, 5, questa scala sarebbe lunga da qua fino al Sole, non è uno scherzo. Quindi ovviamente per motivi di spazio si fa questa scala che si chiama logaritmica. Sono tante, direte voi, le frequenze, tantissime. Sono una piccola parte delle frequenze dell'universo. La maggior parte di frequenze che influenzano la nostra vita sono tutte qua. E gli esseri umani sono oltre i raggi gamma. Gli esseri umani non sono capaci di misurarle, di vederle, ma esistono. La scienza dice che il 90-95% della materia e dell'energia, la chiama oscura, è nell'universo, ma non sa spiegarla, non sa misurarla, ma esiste.
Io più che energia oscura preferirei chiamarla amore, però proverò a dimostrarvi in questa conferenza se può essere la stessa cosa. Guardate che cosa vediamo noi, cioè di tutte queste frequenze, miliardi, noi vediamo un pezzettino che è questo qui, che sono i colori, vedete, cioè del tratteggio poi li ingrandisce per motivi di spazio, e i colori sono, vanno dal blu, viola, scuro, dopo c'è l'ultravioletto, le frequenze più alte, fino al rosso, rosso scuro, nero, che dopo iniziano gli infrarossi. Quindi noi pensiamo con i nostri sensi di con l'orecchio sentire una roba piccolissima qua che non viene neanche menzionata, con gli occhi di vedere quelle frequenze, il calore delle mani è intorno qui a una parte degli infrarossi, ma una roba molto piccola, l'odore ancora non è ben specificato, ma è qualcosa. Quindi con i nostri sensi noi pensiamo di non percepire tutto il resto. Stasera vedremo che in realtà il nostro corpo percepisce qualsiasi cosa, non esiste uno strumento, probabilmente neanche nell'universo, che se, neanche se conoscessimo altre razze, che può intercettare tutte le frequenze come il nostro corpo. Infatti gli elettrosensibili ne sanno qualcosa. Però vi volevo far vedere che quindi le frequenze che sono in questo pezzettino che noi vediamo sono un centesimo di questa barra, ma visto che la barra è, come vi ho spiegato prima, saranno un decimillesimo. Perché vi dico questo? Perché noi vediamo solo sta roba qua. E questa telecamera mi ha permesso di vedere questo pezzo che va da qui a qui, quindi neanche tutta la barra, ultravioletti e infrarossi, che sono riportati qua. Vedete, questa montagnetta qui è il nostro occhio, invece questa montagnona è questa telecamera qua, che mi ha permesso di spiegare che cosa succede. Con questa telecamera è possibile fare qualsiasi cosa, si possono vedere tantissime cose che oggi non sono spiegabili dall'uomo, più anche cose utili per la vita di tutti i giorni. Dopo vi dirò dove è stata usata, anche per motivi di salute. E sto finendo il pippone, quindi questo pezzo qui è la parte visibile dell'occhio. Vedete che però qua c'è un'altra scala, per quello vi dico, questa è l'ultima parte del pippone, e c'è un'altra scala che anche questa c'è 1, 10, 100, qui c'è 0,1, cioè ogni gradino è 10 volte, quello di prima ogni gradino era 100 volte, questo è 10 volte. Questa è la percentuale di efficienza quantistica. Perché vi ho detto che faccio il pippone? Perché queste telecamere si chiamano telecamere multispettrali, cioè con uno spettro maggiore della nostra vista, ad alta efficienza quantistica. Sembra una roba da Star Trek detta così, ma ve la spiego perché questo vi fa capire quante cose esistono di cui noi non siamo coscienti al momento e di cui non ci parlano, non ci parlano. Vorrei sottolineare questa cosa, potrei aggiungere da migliaia di anni, però fermiamoci negli ultimi anni. Quindi questa telecamera, oltre ad avere uno spettro maggiore, vede frequenze che noi non vediamo, vede meglio, perché il nostro occhio quando ha 10 decimi ha l'1% di efficienza quantistica. Efficienza quantistica cosa vuol dire? Fate conto i colori, quanti colori riusciamo a vedere noi, non più di 1000 diversi tra di loro, dopo ci sembrano tutti uguali. Io dico sempre, noi uomini più di 8-10 colori non vediamo. Vabbè. Mentre invece i nostri cellulari, di cui voglio parlare perché ce li abbiamo tutti, è molto importante anche sapere cosa fa bene e cosa fa male di soggetto qui, i nostri cellulari vedono milioni di colori, infatti hanno un'efficienza che è del 50-60% quantistica. Quelle telecamere hanno un'efficienza del 95-96% quantistica e riescono, un altro modo per poterlo dire, riescono a vedere i singoli fotoni. In CNR con queste telecamere contano i fotoni. E qui viene una parte interessante, dopo faremo un esperimento. Perché con le due persone che vengono, perché su tutti e 100 non riesco, su tutti e 80 non riesco a farlo, ma tutti e 80 farete l'altra parte del corpo. Perché noi emettiamo fotoni, in particolare anche dagli occhi, ma emettiamo fotoni e più stiamo bene, più ne emettiamo. Le piante ne emettono mediamente più di noi. E nelle camere buie del CNR, a Bologna abbiamo una grande sede CNR e Daniele è andato dentro, e fanno queste prove anche sotto il Gran Sasso e si può vedere come noi emettiamo fotoni in una persona che sta bene male. E con queste telecamere si riescono a contare i fotoni che di solito prima avevano bisogno di strumenti costosissimi. Vi dico tutto ciò perché, poi dopo vi faccio vedere un video per farvi capire di che cosa stiamo parlando, perché grazie a questo sistema, queste telecamere qui, siamo riusciti a vedere cosa succedeva nella bobina. Solo che non ho la bobina con me, però voi immaginate quel cilindro qua di prima, immaginate, io ce l'avevo avvolta su un tubo, immaginate che come un torso di una mela, e poi adesso vi faccio vedere la ripresa, che cosa fa vedere. Allora, questa bobina è leggermente diversa, quindi meglio che non abbia il cane, è una bobina di 3 giri di filo, avete visto quella di prima, ne aveva 13, questa ne ha 3 da mettere sul polso per la salute, se ne può fare anche diverse, dopo vi dirò. Allora, io l'ho fatta riprendere questa bobina
l'ho fatta riprendere a questo tecnico con la telecamera e ha visto, se mi parte il video, se no se non parte, amen, non parte, non so perché, vediamo se parte, ok, ha visto queste righettine, gli dicono dei valori, vedete in mezzo ci sono dei puntini luminosi. Poi a un certo punto mi ha telefonato, io l'ho data alla fine di una conferenza, non lo conoscevo neanche, mi ha telefonato, sbalordito, mi fa, ma Riccardo, anzi mi chiamava ancora Tonelli, poi siamo diventati amici, dico, mi fa, Tonelli, ma tu mi hai dato del filo avvolto, così, chiuso, e questo qua emette infrarossi, com'è possibile? Questo che vedete è come se emettesse luce, cioè quindi quella bobina lì, piccolissimamente, emette luce su una lunghezza d'onda degli infrarossi. Questo nero sono i punti dove si incrocia, avete presente prima rosso con blu, blu con rosso, dove si incrociava, qui non li emette perché ovviamente c'è l'incrocio, ma tutto il resto li emette. Allora lui mi ha detto, guarda che succede una cosa molto particolare, succede che emette infrarossi e poi li emette a una certa frequenza, che la frequenza era queste lineettine che vedete che pulsano, dicono la frequenza. Quindi che cosa è venuto fuori? Che quella bobina lì, che per la scienza non è assolutamente nulla, diciamo, non è nulla di importante, in realtà sta pulsando sugli infrarossi a una certa frequenza. Quella frequenza di queste linee che vedevate è la frequenza di Schumann, non so se qualcuno la conosce, viene chiamata la frequenza della Terra. Adesso io vi faccio fare un bel viaggio nello spazio, una provocazione, non col video, ve lo faccio fare con la fantasia, perché sta succedendo una cosa che spiega il perché noi siamo qua e perché ci sta succedendo quello che sta succedendo negli ultimi anni, e ha a che fare con la frequenza di Schumann, ve lo provo a spiegare così, perché la frequenza di Schumann, non so chi di voi sa com'è, molti non lo sanno neanche di che ne parlano, è data in maniera molto semplice. Prima ha detto Esther, mi sembra, ha parlato di quando è venuto quella persona che ha parlato di luce, esatto, effettivamente tutte luce. La luce che arriva sul pianeta, sapete che c'è quella visibile che noi vediamo e poi ci sono tutte queste frequenze e abbiamo un campo magnetico che ci protegge, la luce gira attorno al pianeta, effettivamente gira proprio. Se voi prendete la velocità della luce e la dividete per la circonferenza della Terra, vedete quante volte la luce gira in un secondo e viene la frequenza di Schumann, cioè 300.000 diviso, che è la velocità della luce, diviso 42.000 che è la circonferenza della Terra, viene 7, qualcosa, che è la frequenza di Schumann. Quindi la frequenza di Schumann, che è la frequenza di vita del pianeta, è data dalla luce sostanzialmente. Allora io ho fatto una domanda a molti scienziati, perché poi vi dirò, ho avuto la possibilità di contattare i massimi esperti di alcune di queste cose, e ho detto, scusate, ma se la frequenza di Schumann è data da questo, com'è possibile che adesso la frequenza di Schumann negli ultimi anni sta aumentando clamorosamente a dismisura? La velocità della luce allora è cambiata. No, quello è impossibile. Allora ho detto, allora è la dimensione del pianeta che è cambiata. E non mi hanno detto di no, ci sono stati a pensare. Già questo è inquietante, perché se improvvisamente tutto il sistema solare, noi compresi, diventassimo il doppio, non ce ne accorgeremo, no? Perché io che lavoravo in un laboratorio, il metro che è a Parigi, che è riferimento, a noi sembrerebbe sempre un metro, in realtà se arriva un alieno dice no, guarda che è il doppio. E quindi effettivamente potrebbe succedere, loro non lo possono escludere. Escludono la velocità della luce, ma non possono escludere che il pianeta si ingrandisca. Ma a parte questo paradosso, sta succedendo qualcosa di molto interessante, sta aumentando l'energia che arriva sul pianeta, talmente tanto sta aumentando l'energia, che è tutta energia che è qua, la famosa energia scura che vi dicevo prima, materia oscura, talmente tanto che i raggi gamma, non so se avete presente, sono quelli di Chernobyl, delle centrali nucleari, c'è i raggi gamma, nella nostra atmosfera nell'ultimo anno sono aumentati migliaia di volte, e noi abbiamo un campo magnetico che ci protegge, ma si sta restringendo, quindi noi dovremmo essere o tutti morti per la vecchia scienza, o tutti verdi come Hulk, se vi ricordate, Hulk diventava verde anche incazzato, per fortuna non si è diventato di così, perché con i raggi gamma, per fortuna non siamo nessuno delle due. Che cosa è successo? Stanno arrivando dal centro della galassia, perché ovviamente questa cosa gli antichi ce l'avevano detta, loro non guardavano sempre il cellulare, guardavano le stelle, avevano meno inquinamento luminoso di noi, anzi non l'avevano proprio, e quindi avevano tempo di studiarla. E ci avevano detto qualcosa, ci avevano detto, guardate che noi stiamo viaggiamo nello spazio, non è solo che la Terra gira attorno al Sole, ma tutto il sistema solare, se vogliamo prendere per buona, perché ci hanno mentito su talmente tante cose che forse anche questa andrà rivista un giorno, però prendiamo per buona questa, tutto il sistema solare sta viaggiando intorno, in realtà a una costellazione la quale gira attorno alla galassia. E loro ci hanno detto una cosa molto semplice, come il 21 marzo noi diciamo che è primavera,
Quindi poi a volte è freddo, a volte è caldo, però sappiamo che arriva la primavera. Cosa succede in primavera? Nel nostro emisfero esplode la natura. Loro ci hanno detto, guardate, nel 2012 il pianeta entra in una specie di primavera galattica. Loro hanno il calendario galattico, perché lo sa, il calendario Maya, hanno tutti i loro calcoli, le loro cose. E quindi non è che il 2012 finiva il mondo. Cioè, anche uno potrebbe dire che finisce il mondo anche quando finisce l'inverno, inizia la primavera. Oppure nasce il mondo, possiamo dirlo come vogliamo. L'hanno voluto interpretare in questo modo, sempre per far leva sulla paura, come sappiamo che è una delle cose che va più di moda negli ultimi decenni. Dal terrorismo in poi, che poi si accelerano sempre di più, se vedete. Però diciamo che quello che hanno fatto loro è cercare di capire cosa stava succedendo nello spazio, e quindi si hanno detto, attenzione, nel 2012 arriviamo alla primavera galattica, immaginate se una primavera terrestre fa quello che fa nel mondo, che la natura esplode, che cosa può fare una primavera galattica? Nessuno lo sa, perché un giro intorno alla galassia sono 200 rotti milioni di anni, l'ultima volta c'erano altri dinosauri, poi in realtà è un movimento a spirale, quindi ci avviciniamo, quindi nessuno può sapere che cosa succede. E quello che stiamo vedendo è che sta cambiando tutto, sta aumentando tantissimo l'energia sta aumentando moltissimo di coerenza, perché i soli centrali, quelli che dicevano soli centrali della galassia, in realtà sono buchi neri. Prima dicevano era un buco nero, poi si sono accorti che sono più buchi neri, sono coerenti tra di loro. Dopo vi dirò cosa si intende per coerenza, che è la parola chiave che vi ho detto all'inizio. Questa coerenza non ci fa male, arrivano dei raggi gamma che non ci fanno male. Noi dopo vedremo che con quest'acqua, che è estremamente coerente, possiamo mettere in mezzo i raggi X dentro una pianta e la pianta non muore. Nei raggi X, quelli anche dei macchinari. Non abbiamo fatto le prove con gli esseri viventi, che non ci sembra il caso, però. Quindi, per dirvi, la coerenza, potrei dire, per fare uno slogan, fa la differenza. Mi è venuta così oggi, scusate, ma non so perché. Per dire, allora, sta succedendo questa cosa qua. Noi stiamo viaggiando nello spazio e stanno arrivando queste energie. Perché negli ultimi anni hanno fatto quello che hanno fatto? Perché sta aumentando la luce, non solo la luce visibile, ma la luce da tutte le frequenze. E quindi le persone, avevano detto gli antichi, si sarebbero risvegliate, cioè avrebbero ritornato a capire, aumentando la luce, che siamo noi stessi luce. E già queste telecamere lo dimostrano, che noi siamo luce, e più stiamo bene più ne emettiamo, che tutto è luce. E ovviamente chi ha il potere, ma non è un giudizio, probabilmente anche noi se fossimo lì forse saremmo uguali, ma chi ha detenuto il potere per 1, 10, 100, 1000 anni non ha tanto voglia di che le persone inizino a diventare luce, a riscoprire, avrebbe voglia di continuare come prima, perché stanno tanto bene. E quindi hanno dovuto alzare il livello di, scusate se lo dico, poi ognuno la può pensare come vuole, di menzogna, ma penso che più o meno tutti siano d'accordo su quanto ci mentono, chi più chi meno, di menzogne, che ci hanno detto, facendo così hanno dovuto tirare sempre più giù la maschera e sempre più persone si svegliano. Quindi in realtà noi siamo nel concetto duale di bene e male, ma il male non fa altro che portare acqua al bene, in realtà, in questo momento, in questa fase storica, più che storica, potrei dire galattica o universale, di che sta affrontando la Terra. Quindi ne vedremo delle belle, perché aumentando la luce aumenta necessariamente la verità. Disse un vecchio Sai Baba, mi sembra, perché gli dissero, ma scusi, ma perché se lei dice sempre che sta aumentando la luce, ma noi vediamo sempre il mondo che sembra che peggiori? E lui gli ha detto semplicemente, scusa, se metti una lampadina da 60 watt fai le pulizie, pulisci e vedi quello che trovi, ma se cambi la lampadina da 60 e la metti a 120 watt inizi a vedere dello sporco che prima non vedevi. Anzi, se poi avevi pulito poco prima, ne vedi di più, ma è lo stesso di prima. Anzi, tu hai iniziato anche a pulire, in realtà ce n'è meno, ma ti sembra di più perché ti hai dato più luce. Era un esempio per dire, aumentando tanto la luce, si vede sempre di più lo sporco che c'è stato per migliaia, forse anche più di anni. Sporco intendo energie basse, energie negative, dopo vedremo cosa si intende. Vi ho fatto sta parentesi spaziale, scusate, poi adesso vi ripiombo giù, perché è proprio questo il mio modo di fare, di sballottarvi. Dalla galassia vi riporto giù, anzi direttamente al tubo di casa, qui, al tubo di gas, al gas, alla caldaia. Vi ho fatto quell'esempio perché mi sembra interessante capire in che fase siamo storica. Io vi do queste informazioni perché voi possiate sopra ragionarvi e dopo farmi anche tutte le domande che volete. Io vado a casa anche tardi, anche se ho un'ora e mezza, due di viaggio da fare, non è un problema. Vi parlo di quello che succede adesso nella bobina, che voi dite, cacchio, adesso, fino adesso mi ha parlato di robe spaziali bellissime, ma nella bobina non me ne frega più niente. Però ritorno lì proprio apposta e vi dico, non vi dovete ricordare tutto quello che vi dico, il mio è un po' un viaggio, vedete. Torniamo dallo spazio dentro la caldaia di casa. Questo è quello che succede dentro la caldaia quando mettete la bobina.
Avete presente il tecnico che vi viene a fare la prova della caldaia tutti gli anni che lo dovete pagare? Ecco, ha degli strumenti, quegli strumenti lì sono certificati e quindi sono, dicono delle cose abbastanza reali. E se guardate, ad esempio, prima di mettere la bobina, lo strumento dice che c'è tot monossido di carbonio, che è anche pericoloso, e dopo aver messo la bobina, immediatamente dopo il monossido di carbonio è scomparso. Che cosa succede? La fiamma, la vedete qua, che è blu, questa è incandescente, vedete sotto, che la parte sotto è più incandescente, la fiamma è azzurra, quindi aumentate la temperatura, sembra addirittura che ci siano più fiamme. Quindi la bobina ha modificato il funzionamento della caldaia. Che cosa è successo? Voi immaginate che le molecole di metano, ma la stessa cosa vale per la benzina, il GPL, il diesel, quando entrano dentro la caldaia, non entrano tutte separate come nel disegnino del libro di scuola dei figli, entrano tutte appiccicate, CH4 e il metano, migliaia, decine, centinaia di migliaia di molecole tutte appiccicate, un'enorme pallona di palline, tutte appiccicate che entra dentro la caldaia. Non è che entra, aspetta di bruciare ed esce, il gas entra e poi deve uscire bruciato. Più la caldaia è efficiente, più ne brucia mentre il gas passa, ok? Ma se sono tutte appiccicate, cioè sta pallona brucia, 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 dentro non riesce a bruciare ed esce una pallina che non ha bruciato, che è gas incombusto, e l'efficienza della vostra caldaia è bassa. La bobina, quando il gas passa dentro, con quella vibrazione che vi dicevo prima, sugli infrarossi, con la frequenza di Schumann, separa leggermente tutte le molecole, ma leggerissimamente con la sua correnza, tutte le molecole di metano, e quindi si separano, l'ossigeno entra dentro meglio e brucia meglio. Risultato, con lo stesso gas voi avete inquinato di meno e risparmiato soldi. Poi voi proverete, mi direte se è una cavolata o no, lo stanno già usando tantissimo, nella caldaia funziona molto bene, sulle auto che c'è le centraline elettroniche meno, però vi assicuro che ci sono differenze del 20, 25, 30%. Con l'acqua, io vi parlo della bobina, per arrivare all'acqua, queste provette d'acqua, ancora di più, riuscite ad arrivare anche a un 33, 35, 38%, probabilmente si può andare anche oltre. E questo è quello che capita nella caldaia. Vado veloce perché tanto dopo mi farete anche altre domande e vi dirò altre cose particolari, perché adesso vado sulla parte del benessere, della salute, diciamo, e vi dico cosa fa la bobina. E voi tenete conto che quando vi parlo della bobina l'acqua lo fa molto di più. E cosa succede con la bobina sul corpo? Vedete qua c'è una signora, questa è quell'insegnante di fisica, l'ho usata come cavia per mettere la bobina e fare questo esperimento, sempre con queste telecamere. Voi immaginate che queste molecole, che potevano essere prima di metano che bruciava, quando sono del nostro ossigeno, qui sono di acqua, ma dopo ve ne parlo di acqua, fate conto che siano ossigeno, queste sono le nostre cellule. Noi quando inspiriamo, cioè pensate che roba, noi inspiriamo in pochi secondi, noi tutto l'ossigeno deve andare in migliaia di chilometri di capillari di sangue che portano miliardi e miliardi di cellule, in un secondo, due, nel respiro, perché poi in un minuto ne facciamo tanti. Io non sto neanche respirando adesso. Però, e cosa succede? Succede che vedete le cellule come sono? Hanno delle piccole porte per non far entrare altre cose. E non possono far entrare, se noi quando respiriamo ossigeno ci sono tutte le molecole di ossigeno che non sono appiccicate. E la dimostrazione ve la dico così. Quando siete in un bel bosco all'aperto e dicono respirate aria buona, io ho sempre pensato, cacchio è vero, si sente la differenza, mi porto il misuratore, chissà quanto ossigeno c'è nel bosco e quanto ossigeno c'è dentro una casa chiusa, dentro la fabbrica. C'è lo stesso identico ossigeno, 21,8%. Ho detto, scusa, ma allora cosa cambia? Cambia sta cosa qua. Dentro, nel bosco le molecole di ossigeno sono tutte separate. Quando è in un posto chiuso, l'ossigeno si aggrega e fa la stessa cosa del metano e si appiccica. Come fa la cellula a prendere l'ossigeno? Deve usare energia e staccarlo. E non ce la fa a prenderlo tutto. Quindi non ce la fa, perché noi se siamo in un bosco respiriamo bene, il nostro corpo sta meglio, ce lo dicono sempre. Se siamo nei posti dove siamo di solito, città, posti chiusi così, anche a volte in casa, non riusciamo a respirare. Voi immaginate che abbiamo migliaia di chilometri di capillari, i più piccoli, i globuli rossi si devono stringere per entrare e portare ossigeno. Come fanno se si portano un sacco pieno di bollicine di ossigeno e poi l'ossigeno non riesce ad arrivare dappertutto? Provate a pensare che una cosa che non vi dicono, ci hanno detto, l'abbiamo detto noi forse, che le mascherine ci facevano respirare l'anidride carbonica, c'è una cosa peggiore che non ci dicono mai. Pensate sempre a quello che non ci dicono, che è molto più importante di quello che ci dicono. Cioè, non ci hanno detto che noi quando respiriamo buttiamo fuori anche ossigeno che non abbiamo bruciato. E questo è un problema, perché la natura ha fatto il nostro corpo in modo che sia totalmente efficiente, al 100%.
Perché buttiamo fuori dell'ossigeno? Perché buttiamo fuori l'ossigeno? Perché le cellule non riescono a prendere tutto se così. Quando noi mettiamo la bobina attorno al polsi, attorno alla vita, basta un giro, o addirittura, dopo faremo la prova con tutti quelli che lo vogliono fare, mettiamo l'acqua, ad esempio, qua vicino al cuore, la saturazione cambia immediatamente, perché la vibrazione inizia a separare le bolle di ossigeno e tutte le nostre cellule vengono ossigenate. Risultato, migliorano tutta una serie di cose. Questo è un saturimetro di precisione, non quelli che avete in farmacia che non dicono niente perché hanno un errore troppo grosso. E la saturazione, il colore lo fa vedere con gli infrarossi, fa vedere un viola, sembra che abbia preso una botta alla mano, ma in realtà è perché è molto viola, perché ha una saturazione molto alta. Aumenta la saturazione esattamente come l'efficienza della caldaia, del 30%. Che cosa vuol dire? Perché a me hanno criticato, e adesso la saturazione arriva al 130. Allora dovrei parlare di desaturazione complicato. Cioè, facciamo un esempio, se uno sportivo ha 99%, una persona che sta bene, va a 99,3, che gli strumentini non lo fanno. Sapete uno sportivo da 99 a 99,3 che cosa fa? Solleva il 30% di chili in più a parità di battito cardiaco. Quindi l'efficienza del suo corpo è aumentata del 30%, cioè non si discute. Una persona che ha 94 di saturazione, che è in difficoltà, magari va a 96, che inizia a normalizzarsi. Quindi un 30% arrivando al 100% massimo, ovviamente. È talmente evidente questa cosa che hanno fatto un doppio cieco con queste telecamere all'AS di Bologna su 600 persone. Ovviamente lo studio doveva uscire ad aprile 2020, chiedetemi se è uscito, non è uscito, perché cosa è successo, lo sapete. Però questo studio lavorava con queste telecamere e incrociando i nostri dati con questo software, che è un software russo e anche la tecnologia russa, così capite anche perché siamo in guerra con la Russia, così ci dicono, dà un valore molto interessante, oltre a dirci addirittura a livello emotivo questo software con delle simulazioni, ma ci prende abbastanza in base al nostro sangue, come cambiano il colore nella nostra faccia, l'energia, l'aggressività, lo stress, la tensione, ci dice questo parametro molto bello, cioè molto bello, cioè sarebbe meglio non guardarlo, però è molto utile, potrebbe salvare tante vite, cioè benessere oncologico. Il benessere oncologico solamente con la bobina aumenta mediamente del 130%, 136-134%. Con l'acqua può andare anche fuori scala, che era 200%, quindi può andare, diciamo, un po' molto oltre quelli che sono i suoi limiti di misurazione. Questo è evidente, se tutte le cellule sono ossigenate non c'è motivo perché la cellula deve andare in infiammazione, e conseguentemente sapete che la cellula all'inizio sono il più grande esempio di solidarietà, no? Miliardi di cellule che collaborano per noi, dovremmo ringraziarle tutte le mattine, le nostre cellule, far festa con loro tutte le mattine, perché loro si sacrificano anche per noi, però se iniziamo a togliere sempre più ossigeno, prima si infiammano e poi pian piano a un certo punto dicono, sapete cosa c'è? Io adesso devo imparare a vivere senza ossigeno, e iniziano a mutare, e devono pensare a loro stesse. E quindi capite come anche malattie gravi come queste è mancanza di amore, se vogliamo vederla così, da parte delle cellule nei nostri confronti. Infatti vedremo che la paura di amare è considerata una delle maggiori fonti di possibilità di inizio di questa malattia. Queste cose ve le dico perché c'è stato questo doppio cieco, quindi so che sono cose pesanti per ognuno di noi, purtroppo, o quasi, spero meno di voi possibili, ma conosce o ha avuto qualcuno che ha avuto di queste problematiche. Però non vi sto dicendo niente di assurdo, e quindi in un modo molto semplice, che non troverete mai, vedete una bobina al braccio o al corpo, addirittura dell'acqua, tra pochissimi minuti faremo l'esperimento, e si può modificare questa cosa qua e vedere l'effetto anche immediato, almeno sul corpo lo vedremo. Quindi vi ho detto questo perché ovviamente la salute, mi sono soffermato un po' di più, la riteniamo più importante la nostra caldaia, anche se ci costa, la nostra caldaia soprattutto negli ultimi anni che hanno aumentato i prezzi. E non è tutto qui, perché andiamo ancora oltre, perché in realtà gli effetti sono su tutte le parti del corpo, ma soprattutto, adesso vi parlo degli effetti sopra sull'acqua, cioè la bobina quando viene messa nel tubo dell'acqua, succedono, cosa vi ho detto la prima cosa? Succede che il calcare non lo trovate più. Perché il calcare non lo trovate più? Come è possibile? È sparito? No, il calcare, carbonato di calcio, si forma quando l'acqua è molto ferma, si appiccica proprio un pezzo con l'altro perché sono dei cristalli molto deformati. Questa vibrazione cosa fa? Oltre a non permettergli di appiccicarsi, trasforma i cristalli di carbonato di calcio in cristalli diversi, di aragonite.
La formula chimica è sempre la stessa, quindi diffidate spesso dalla chimica, perché sotto la chimica c'è la fisica, come vi ho dimostrato prima con la fusione fredda, non io ma anche altre persone che stanno dimostrando, la fisica sta sotto, quindi a parità di formula chimica il carbonato di calcio aragonite è quella salviolina che trovate nei rubinetti, che non vi dà problemi né a voi né agli elettrodomestici, è un misto diciamo. Quindi quello che succede è semplicemente che i sali, invece di aggregarsi con questa bobina, rimangono sciolti in acqua e voi ve li bevete e magari li assorbite anche un po' di più. Qualcuno dice di no, però in realtà sembra che si assorbano di più. Quindi, semplicemente questa è la cosa più banale che succede. Poi succede un'altra cosa molto interessante. Succede che l'acqua, non so se vi ricordate appunto, qualcuno ve l'avrà già detto, che ha una memoria. Su questo si è dibattuto molto. Allora, io lo dicevo prima, ho avuto la fortuna di qualche mese fa, da quando mi sono messo a fare questa cosa, già sperimentavo da anni, di conoscere questo Spaggiari. È l'unico vivente di quelle persone lì, Montagnier, Del Giudice, Preparata e Masaru Emoto, per chi li conosce, che hanno lavorato sulla coerenza dell'acqua e su cose simili. Spaggiari ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo, e lui ha tenuto un profilo più basso, quindi lui dice sempre, io sono rimasto vivo perché ho tenuto un profilo più basso. È stato addirittura direttore di alcune ASL a Milano, per dirvi, la pensa esattamente come noi su tante cose, però lui cerca di tenere ovviamente, ognuno sopravvive, non mi piace il termine, però diciamo va avanti nella propria condizione come riesce, e quando l'ho incontrato mi ha confermato tutto quello che vi sto dicendo, e anche l'esperimento che faremo tra poco. E cosa aveva fatto Montagnier? Vedete, con un sistema alimentato aveva dato due frequenze all'acqua, 4,32 e 5,28, gli ha dato le frequenze, poi ha tolto tutto, hanno aspettato una settimana, sono andati a vedere e la frequenza era rimasta. Con questi strumenti molto precisi sono andati a vedere che l'acqua aveva mantenuto le frequenze e quindi hanno detto benissimo, l'acqua ha una memoria. Peccato che i detrattori sono arrivati e hanno detto sì, ma se io la tengo un mese, due mesi, la memoria sparisce. E purtroppo avevano ragione. C'era un errore qua. L'errore era questo oggetto qui. Questo oggetto non è naturale, è un oggetto artificiale, l'amplificatore col generatore di frequenze. Se noi usiamo frequenze artificiali, la frequenza dopo un mese, due mesi sparisce. Se noi usiamo frequenze naturali, come Schumann o come qualsiasi frequenza di qualsiasi cosa, dopo vedremo quello che c'è nell'acqua, non c'è limite a quello che abbiamo messo dentro, rimane per sempre. Quindi quando l'acqua passava nella bobina, succedeva che l'acqua memorizzava la frequenza della bobina, io posso staccare la bobina dal tubo, ci metto la provetta d'acqua e mi succede la stessa cosa. Consumo meno, l'acqua non mi fa calcare, tutto quello che vi ho detto prima, più tante altre cose che non riuscirò a dirvi stasera. Ma non è tutto. Abbiamo detto, cavolo, però, allora se l'acqua memorizza la frequenza di Schumann, che è naturale, tutte le frequenze naturali dovrebbe memorizzare. Abbiamo iniziato a mettere tutti i cristalli, non so se qualcuno usa i cristalli. I cristalli, per noi elettronici, hanno delle frequenze molto coerenti, quindi molto, pensate all'orologio al quarz, sbaglia un secondo ogni tot mesi, e quindi è molto preciso. Quella frequenza lì, entrata nell'acqua, pian piano tutti i principi attivi delle piante, fiori di Bach, fiori australiani, omeopatia, dopo vedremo perché la critica in realtà la scienza che ci dimostra che cos'è, e vedremo anche il video di che cosa succede. Quindi questa informazione qui rimane, e questa è la grande cosa che abbiamo visto. Abbiamo iniziato a informare l'acqua, e lo potrete fare anche voi, con tutto quello che trovavamo di naturale e di coerente, fino a un punto in cui, a un certo punto, quando qualcosa non era coerente, non entrava neanche più nell'acqua. E adesso vi faccio vedere un video, però vi voglio già portare il concetto di informazione, e questo è un modello scientifico, è la semplificazione del modello scientifico più avanzato che c'è al mondo, che lo usano per spiegare le leggi dell'universo. Quindi questo è semplificato, però se qualcuno vi dice, no? Dicevo prima, ah, ma l'omeopatia è solo zucchero, e voi dovreste dire, non è neanche zucchero, l'omeopatia è informazione. Guardate l'informazione I dov'è? Questo modello si chiama CIM, vuol dire coscienza, informazione, energia, materia. La materia, questo tavolino, questa sedia, il muro che c'è qua dietro, è quella lì, è quella che conosciamo. L'energia, che noi diciamo sempre, cavolo, l'energia è uguale a mc al quadrato, semplificando, ma questo modello è un modello scientifico, e quindi l'energia è tanta roba, perché massa per la velocità della luce al quadrato sono numeroni, e noi pensiamo sempre energia atomica, cioè energia paurosa. L'informazione è superiore all'energia, cioè il modello, l'informazione la mette sopra l'energia. L'informazione è molto, e dopo lo vedremo, non ci sarà bisogno di materia perché la stabilità di una persona possa modificarsi di decine di chili, non c'è bisogno neanche della materia.
perché l'informazione in funzione dell'energia H è la costante di Planck il quanto. E già la scienza dice, noi non abbiamo ancora trovato la formula, perché chi troverà questa formula forse avrà il Nobel anche da altri pianeti, ma in realtà la coscienza è legata all'informazione. E quello che noi abbiamo notato è che a forza di informazioni coerenti quest'acqua è cosciente. Poi capisco che sia una cosa difficile da digerire, però vi hanno detto che il moscerino ha un DNA uguale al nostro, o addirittura più complicato, e quindi io vi dico che questa provetta è più cosciente di noi. Poi potete non crederci, ma dopo proveremo a vedere se è vero. Quindi questo esperimento che ha fatto Montagnier è stato importante, perché anche se era sbagliato ha permesso di vedere, io sto banalizzando delle cose. Vi parlo dell'ultimo esperimento che ha fatto Montagnier, poi passiamo all'esperimento tra di noi. L'ultimo esperimento perché ha a che fare con questo e con l'informazione sempre, perché ci tengo. Poi ritorno dopo anche alla coerenza, ma prima vi devo un po' spiegare l'informazione. Questo oggetto qua che abbiamo tutti, tutti noi pensiamo, ah fa male, lo dicevo prima, no? Le frequenze, ci fanno male le frequenze. Cosa ha dimostrato Montagnier? Montagnier ha provato a riprodurre, qualcuno di voi forse lo sa, quando ha vinto i soldi, gli 800.000 dollari del Nobel per l'HIV, lui li ha investiti in quell'esperimento di prima, che adesso si può fare con 800 dollari, e altri esperimenti, tra cui quello di rigenerazione del DNA. Cioè lui cosa ha fatto? Ha preso la frequenza del DNA, poi ha provato a ripararla dentro a una provetta dove c'era dell'acqua e le proteine del DNA, e ha visto che le proteine da sole si legavano e facevano il DNA. Però non lo facevano proprio bene. Lui, questo esperimento qua, secondo me è molto importante, perché sapete qual è la frequenza del nostro DNA? È intorno a 60 GHz. Quindi quando vi dicono, ah, la frequenza alta del 5G fa male, la frequenza alta del 5G, quando arriverà moltissimo, saranno 23 GHz. Il nostro DNA è 60, allora uno dice, beh, scusa, dentro c'è una roba che mi fa male. Le frequenze non fanno né bene né male, ricordatevi questo. Spesso si banalizza su questo concetto, io forse sono elettronico, per me è un po' puntiglioso, però vi voglio dimostrare cos'altro è che fa male. Cosa ha fatto l'esperimento? E veramente vado a terminare per fare l'esperimento tra di noi. Ha mandato una frequenza di 60 GHz a una certa potenza, e poi bastava che cambiasse un'informazione. Cioè l'informazione che cos'è? Quando ascoltate la radio può esserci quello che vi dice delle cose interessanti o che vi dice le balle, una bella musica, una brutta musica. Quella è l'informazione. Ha mandato un'informazione. In base all'informazione il DNA o si distruggeva o si rigenerava. Capite? La stessa frequenza, la stessa potenza, cambiando l'informazione il DNA o si distruggeva o si rigenerava. Quindi che cos'è che faceva la differenza? L'informazione. Quello che ci fa male di questi oggetti, 4G, 5G, andate a vedere su Wikipedia, è il protocollo, non è una frequenza. 5G è il linguaggio con cui quando noi parliamo trasforma il telefono, va nell'antenna, dall'antenna torna all'altra persona, e quel linguaggio lì ci fa male. Cioè è talmente assurda questa cosa, perché quell'informazione è talmente dannosa che è quella che fa male, fa disarmonia al nostro corpo e non permette di autoguarirci. Mentre invece Montagnier ha dimostrato che si potrebbe mettere qua dentro un'informazione, e noi ci proviamo, non è una cosa banale, ma si può migliorare quella che c'è, e l'informazione farci bene. Se facessero dei protocolli fatti bene, uno potrebbe, quando ha male, mettersi il cellulare e fare una telefonata, per assurdo e paradosso. Quindi vi dico questo perché è importante quel concetto di informazione. Se voi prendete due bicchieri d'acqua e ci mettete dentro due dita di riso, in uno ci scrivete ti amo, nell'altro ti odio, e riuscite, non è banale, amare un bicchiere e odiare l'altro, vedrete che con quello che ho scritto ti odio marcirà sempre molto prima. Io faccio sempre la battuta che dico, quello che ho scritto ti amo, alla fine, dopo dei mesi, lo direte perché non sapete dove metterlo quel bicchiere lì, perché non marcisce. Che cosa che succede quando voi scrivete? State dando un'informazione coerente, come quella dell'omeopatia, è un'informazione, vi faccio veramente vedere il video che dopo passa ad altro, e quell'informazione coerente permette all'acqua di mantenersi. Mentre invece quell'altro che ti odio, come ha dimostrato anche Masaru Emoto quando congelava l'acqua, fa vedere che e adesso io poi l'audio non servirebbe, però partirà perché ci siamo noi che parliamo, diciamo, vabbè, vedete che c'è una provetta che viene inserita dentro qua, la provetta viene inserita, questa provetta è una di quelle provette, queste sono informazioni luminose che si vedono sugli infrarossi, ad occhio non si vedono, l'acqua sembra trasparente. Però l'acqua, adesso tra un po', scusate, è una ripresa di una ripresa perché purtroppo quella originale l'abbiamo persa. Quando toglierà la provetta si vede che sopra l'acqua rimane luminosa, cioè la luce della provetta
è rimasta, come dire, è rimasta, aspetta che provo a abbassare il volume perché non so come si fa, comunque, ok, vabbè, vedete che la provetta quando viene messa dentro si vede che è più luminosa, la luce sotto è un riflesso. Questa luce qui sono le informazioni, i colori diversi sono le informazioni che sono dentro questa provetta qua. Tra l'altro questo è un video vecchio. Più questa sta dentro l'acqua, più la vibrazione di questa provetta passa nell'altra acqua, si parlano le acque, ok? Quindi l'acqua che sotto qui non aveva informazioni, pian piano quando toglierete la provetta, si toglie la provetta, si vedrà che rimane sempre più luminosa la parte sopra. Vedete che adesso la parte sopra è più luminosa di prima. Questa luce che si vede sul bicchiere è proprio luce, è luce, ha una lunghezza d'onda che noi non vediamo, ma è luce, quindi non è che la luce si trasferisce da qui al bicchiere, si amplifica. Questa vibrazione non è che si amplifica neanche, tira fuori la luce che noi non vediamo dentro l'acqua. L'acqua dell'altro bicchiere, diventando coerente, inizia a emettere luce. Dopo un po' di ore tutto quel bicchiere sarà un bicchiere di luce come questa provetta. Avete sentito parlare delle acque di luce, l'acqua di Lourdes, l'acqua di Međugorje? Sono acque con informazioni molto coerenti. Quindi a forza di fare così voi vedrete che la luce del bicchiere aumenta sempre di più. E perché rimane a galla? Semplicemente per il fatto che probabilmente è una cosa molto legata a delle parti, in realtà non c'è la materia, ma pian piano l'informazione si vede che va giù, e probabilmente perché si lega l'informazione ad alcuni sali dell'acqua più leggeri, quello che stiamo cercando di capire, e quindi sta su, poi pian piano scende sempre di più, ma in realtà l'informazione si lega, ha bisogno di un ancoraggio materiale. Adesso io non ne parlerei ancora perché vorrei fare l'esperimento con voi, se no parlo troppo vi ho già addormentato. Se magari dopo qualcuno mi aiuta, vi do a chi vuole le provette, vi chiedo se vi va di alzarvi, perché vi ho già scusato troppo, chi vuole farlo, chi non vuole farlo può stare seduto, e di provare a mettere la mano sinistra sopra il cuore. Ok, adesso io però il microfono così riesco a parlare. E la mano destra, allontanatevi da quello che avete alla vostra destra, se no vi date uno schiaffone se ci riuscite, perché siete in tanti, bravissimi. Tenete col palmo rivolto indietro, il braccio parallelo alla terra, quindi tenetelo un po' più alto così, e senza ruotare le spalle, ruotate solo il braccio tenendolo parallelo, quindi non così, ma ruotate solo il braccio. Guardate come faccio io, non ruoto le spalle, solo il braccio, e vi bloccherete a un certo punto, sentirete una tensione del corpo. Fate molto caso alla tensione di questo corpo. Adesso chi l'ha fatto si ferma e chiedo se puoi distribuire te, poi dopo te lo faccio fare anche a te, di mettere giù il braccio, se l'avete già fatto, e mettere la provetta sul cuore. Esatto, la mano sinistra mette la provetta sul cuore tenendola così, adesso ne apro delle altre perché probabilmente ci sarà bisogno sicuramente di altre provette. Quindi la provetta la tenete sul cuore così. Adesso, magari se io ve le distribuisco dietro, se riuscite a darvele, così passo in mezzo, se vi do queste buste qua, voi datele una per ogni fila, se riuscite, apritele, vi do anche queste, poi se arriva anche Esther dopo, proviamo a vedere se ci sono per tutti, se no facciamo due giri, che siete in tanti, di solito questa cosa la faccio con meno persone, sono abituato ad avere un pubblico più piccolo, quindi grazie ancora. E tenetela intanto sul cuore senza muovervi e provate anche a sentire le sensazioni che vi dà. Poi molti di voi magari non sentiranno niente, però a volte è interessante vedere, perché alcuni a volte sentono, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi, aggiungo, non lo dico per dire delle frasi scontate, ma si può dimostrare che ognuno di noi è speciale. Sono finite tutte? Allora, chi non c'è, se a qualcuno non è arrivato, facciamo il passaggio di consegna, cioè adesso lo fa chi ce l'ha, perché sennò ve le devo dare tutte dopo è un casino, e chi ce l'ha provi adesso a ripiegare il braccio, solo chi ce l'ha la provetta provi a ripiegare il braccio come prima e mi dica, e ditemi se sentite una differenza. Non ti fa male? Cioè sentite meno tensione la maggior parte di voi, non tutti, non è detto che funzioni su tutti. A chi non funziona, dopo magari un secondo tempo vi faccio vedere, ci sono altre modalità. Questo è un test kinesiologico sostanzialmente. Che cosa fa? Ci fa una cosa molto bella, questa è la cosa più potente della serata, a me basterebbe che voi memorizzaste questa cosa qua. Il corpo non può mentire, quindi il corpo ci sta dicendo qualcosa.
Adesso chi l'ha già fatto e l'ha sentito può mettere giù la provetta e darla a chi prima ha mosso il braccio e se la tiene sul cuore. Tenetela qualche secondo solo perché avete i vestiti, perché se non aveste i vestiti sarebbe immediata la cosa. Poi dopo io vi chiedo anche se vengono due volontari dopo. E se c'è una biro anche adesso la devo cercare, una biro e due foglietti, magari, perché anche quella ce l'ha proprio, mi è sparita. E che cos'è che sta succedendo, come vi dicevo? Allora, la biro ce l'ho, i foglietti forse anche quelli. Il foglietto ce l'ho, ho già trovato tutto. Grazie, gentilissimo. E dopo ho solo i due volontari. Sta succedendo quello che vi dicevo, la mente guarda la provetta, ma la mente, mente lo dicevo, però non lo devo dire io, cioè la cosa più bella della nostra lingua è questa, che dice tutto in realtà se la vogliamo vedere. La mente mente, il corpo non può mentire, perché il nostro corpo deve far battere, dicevo prima, il cuore miliardi di volte in una vita. Ci riuscite? Riuscite tutti a farlo? Allora, chi non gli ha funzionato, dopo facciamo una parte speciale perché non ha funzionato, perché questo test arriva alla maggioranza di persone, non a tutti. Però più o meno mi sembra che tutti siate consapevoli del fatto che c'è, cioè, più o meno tutti, diciamo la maggioranza, c'è stata una differenza nel vostro corpo, vero? No, no? C'è dei sì, allora, perché poi io magari l'ho per scontato. Ci sono dei sì e ci sono anche dei no. Allora, chi ha avuto dei no, così, visto che ce li ho proprio davanti, quindi è giusto, provi a farlo con l'altro braccio, quindi mano destra sul cuore e provare a muovere la mano sinistra senza provetta, poi dopo mettere la provetta. No, dopo la provetta, prima senza, poi lo rifate. Potete farlo col braccio, adesso vi do alcune indicazioni. I kinesiologi dicono che la cosa migliore è usare una parte del corpo lunga. Qua ci potrebbero essere battute, però diciamo, le braccia e le gambe sono le parti più comode. Potete tirare sulla gamba e poi mettere la provetta sul cuore e provare a ritirare di nuovo sulla gamba e vedere se sentite le differenze. Non guardate solo fin dove arriva il braccio, ma provate anche a sentire la differenza nelle tensioni a chi non ha funzionato. Allora, immagino che chi si sia seduto probabilmente ha visto che la differenza c'era. Non so quanto sia, di solito un 80%, non so oggi quanto sia. E a chi non ha funzionato, non si preoccupi, c'è una spiegazione, è perché ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi fa parte di un tutto, quindi ognuno di noi è un pezzo speciale del tutto, grazie delle provette. Se qualcuno ha qualche dolore, non è funzionato neanche con l'altro braccio, qualcuno? Immagino. Ma scusa, le provette sono informate di cosa? Dopo adesso ve lo dico, le provette cosa sono informate, sì sì. Comunque adesso, per andare veloce, a chi non ha funzionato, dopo da me gli faccio fare tutte le prove perché funzioni. Ma perché non c'è un errore, non vi sentite diversi, perché ognuno, ripeto, di noi è diverso. Quando faccio i miei percorsi di approfondimento, l'aspetto energetico lo arrivo a far sentire a tutti, tutti, anche quelli che ci credono meno, perché è una cosa che noi abbiamo, dobbiamo solo trovare la chiave giusta. Io la chiave che vi ho utilizzato adesso è la chiave più facile. Vi faccio l'esperimento, dove sono i due volontari che così può servire? Allora, loro due che sono andati per prima, venite qua sopra, i volontari devono venire qua sopra. Così vi faccio vedere a chi non ha sentito la differenza, come pure potreste anche venire voi, ma non è un problema, sono detto loro, dopo lo facciamo anche con voi, a vedere una cosa molto bella. Allora, io ho bisogno che mi riesci a tenere il microfono, Esther? Perché facciamo questa prova, che carina che sei. Allora, cioè io ho anche abbastanza voce se mi sentite così. Adesso io faccio una prova. E come ti chiami? Stefano. E proviamo a vedere la sua stabilità. Voi questa prova fatela anche voi, perché voi potreste pensare che io la faccio diversa. Prendi le mani, le metti incrociate ma tenendole dietro, poi stai dritto, piedi paralleli. Io adesso cosa faccio? Premo, scusa, devo tirare la mano, non ti sto toccando. Io premo verticalmente sulle sue mani, spingo e lui mi casca addosso, bello tosto, scusa, si è passato di là. Lui mi è cascato addosso perché io l'ho spinto, ok? Adesso tu ti metti questa provetta sotto la maglia, appoggiata se riesci, in modo che sia a contatto con la pelle, eh? Adesso rimetti le mani come prima, io infilo la mano qua sotto, sempre qua, io spingo e tu sentirai che io posso mettere 75 kg, tu non senti la differenza. Togli la provetta perché uno dice, vabbè, cioè, magari adesso te mi hai fatto una roba. Quindi se volete venirla a fare anche voi, rimetti le mani come prima, lo potete sentire anche voi, non sono io che sto spingendo diversamente, io spingo sempre in verticale e lui adesso mi casca addosso. Capite la differenza a decine di chili, ma non è finita qua,
ti puoi fare una firma, dopo te lo tieni dai fuori, lo uso per una cambiale, se vieni qua la puoi fare qua sopra, fai la tua firma qua sopra e vediamo l'informazione. Prima vi ho detto non ha bisogno della materia, o di pochissima materia, o non ha bisogno di materia. Adesso io faccio un gesto che sembrerebbe magico, l'ho fatto insieme con lo scienziato, quindi cosa sto facendo? Sto infermando l'inchiostro della firma, è poco l'inchiostro, vediamo cosa succede con la firma. Te lo metti nella maglia con la firma contro la pelle, poi rimetti le mani dietro come prima, io spingo e lui è di nuovo piantato, vedete? Ti senti, cioè tu la senti la differenza, no? Perché non voglio che pensi che poi se non pensate che l'ho presa a caso che venga qualcun altro, non so cosa dirvi, però non lo conosco. Adesso facciamo un'altra prova, tu girati, guarda di là, esatto, fai la stessa cosa a te, prova a mettere le mani dietro, io adesso la spingo, piedi paralleli, scusa se ti tocco, la spingo esattamente come lui e lei mi casca addosso. Adesso guarda, girati verso di lui, tu girati verso di lei, avvicinati e guardatevi intensamente negli occhi, non serve, anche va bene anche con gli occhiali. Questo fa capire l'importanza dello sguardo. In questo momento i biofotoni degli loro occhi stanno incrociando miliardi di informazioni, tra cui il foglietto che lui ha dell'informazione che contiene l'informazione dell'acqua. Quindi cioè, già lì c'è una quantità di materia piccolissima. In più attraverso gli occhi non può passare materia. Se io adesso spingo su di lei, tu dimmi che sensazione senti. Lo senti che sei più piantata? Adesso magari se metto il mio peso forse un po' ti inclino. Adesso tu girati, guardate che è immediata la cosa e lei ha sentito la differenza, vero? Fate un applauso a loro. Grazie anche per il microfono con l'asta, che siete troppo da organizzare. Allora, questa prova qua, se vogliamo farla, se volete salire, la facciamo con qualcun altro, ve la fate tra di voi, se no, perché sennò dite che io poi spingo diverso. Perché prima non ve l'ho fatta subito? Intanto perché eravate tanti, ma perché volevo che voi sentiste il vostro corpo. Purtroppo perché non gli ha funzionato, io uso quello che vale alla maggior parte delle persone. Non, ripeto, non sentitevi strane che non ha funzionato, perché ognuno ha la sua particolarità. Però capite la potenza dell'informazione, che adesso io ci ho poggiato sopra qualcosa, quindi non mi si è, non si vede più, oppure non so cosa è successo, vediamo, ah ok, sì, partono le password, adesso le metto. E quel modello che vi dicevo prima, che è superiore, vediamo se va, ah no, perché c'è il maiuscolo, che l'informazione è superiore all'energia, questa è la dimostrazione. Quindi non c'è niente di... Allora, io un giorno mi trovavo, ho incontrato un mio amico che a scuola mi faceva sempre cascare per terra con le sue arti marziali. L'ho incontrato un giorno, un paio d'anni fa, ha iniziato a sudare intorno di me. Io non, sinceramente all'inizio non capivo cosa stesse facendo, dicevo, è impazzito questo qua. Poi si è incazzato, come mi fa? Perché non cadi? Cadevi sempre quando eri piccolo? Perché adesso non cadi? Cos'hai imparato? Io sul momento ho detto, ma che cacchio dice questo? Poi ho pensato che avevo le provette in tasca. Cioè lui non riusciva a farmi cascare. Allora io ho detto, porca va che funziona, perché non ci avevo neanche pensato, quindi non c'era neanche l'effetto placebo, perché se io avessi fatto l'esperimento con lui, mettendogli, e l'abbiamo fatto, una provetta non informata, non informata, funzionava perfettamente, quindi lui vedeva sempre la stessa provetta, non sapeva qual era. Quindi magari con l'etichetta nascosta è un po' più complicato da farlo qua davanti. Però io vi sfido, tra virgolette, a casa, provatelo, poi mi scrivete nel mio canale Telegram, che c'è, scusa, nel mio contatto Telegram, poi se vi interessa vi do anche il canale, che lo do solo a chi ho conosciuto di persona, quindi me lo dovete proprio chiedere, perché sennò fa entrare poche persone, c'è tutto il materiale, però fate, sperimentate. Io quando alcune persone a volte mi dicono, ma l'acqua a me non sta funzionando, non la riesco a informare, non riesco a fare quello e quell'altro, allora io gli dico, ma hai provato a fare quel test che abbiamo fatto all'incontro? Poi magari non sempre gli è funzionato, allora gli spiego che altri test si possono fare. Oppure questo, se siete in due, mi fate spingere da uno con la provetta e fare spingere senza. Ma questo lo potete fare anche con i cibi. Perché la vera divinità di questa cosa non è la provetta, e lo dico contro il mio interesse. Vabbè che io le vendo 5 provette a 5 euro, non è una gran spesa. Però... non è che la vera cosa è il corpo, perché il corpo se non può mentire, in realtà voi pian piano allenandolo, e quello che faccio nei miei secondi incontri è semplicemente chiedere qualsiasi cosa, voi qualsiasi cosa chiedete al vostro corpo, lui deve dirvi la verità, cioè voi avete la macchina della verità dentro di voi, non dovete andare a cercare internet, a cercare un oracolo, ce l'avete dentro di voi. Quindi voi potreste anche arrivare allenandovi a chiedervi, ad esempio io mi sono allenato, adesso farò una cosa che non vi dirà niente, però io dico,
sono in camicia, muovo il braccio, mi si muove addirittura meglio che se lo muovevo normale. Se adesso dico sono in mutande, mi si blocca qua, poi devo sbloccarlo perché mi dà fastidio. Voi direte bella forza, ti vediamo anche te Riccardo che non sei in mutande, se no ridevamo da un'ora a due. Però questa è una prova che io all'inizio insegno, chiedete cose scontate così allenate questo sentire. Poi dopo, quando vedete che funziona, potete chiedere, devo comprare quell'auto, quel telefono, quella casa, devo sposare quella persona? Non c'è limite a quello che potete chiedere. Nei percorsi che io dico di lavoro su se stessi, percorsi energetici, spirituali, chiamateli come volete, questa proprietà del corpo, che è quella di sentire tutte le frequenze che dicevo prima, di sentire le informazioni. Noi con il braccio abbiamo solo un sì e un no, poi volendo uno può vedere le vie di mezzo, no? Perché quando lo allena, dopo il no è quasi piantato, il sì è 90 gradi, in mezzo puoi fare anche delle percentuali. Io all'inizio sembravo un po' un cretino al supermercato quando testavo tutti i prodotti e facevo così, ve lo dico perché ho detto che bello, non uso più il pendolino, perché il pendolino è la stessa cosa, cioè è un'estensione del corpo. Anche qui banalizzo, dico che bello, uso il corpo e riesco a testare i prodotti che mi fanno bene, perché voi prendete in mano il prodotto. Cioè, se il prodotto vi cala energia, il braccio si muove meno. Se il prodotto vi dà energia, il braccio si muove di più. Quindi non mi servono app per capire qual è il prodotto migliore. Io sono andato al supermercato con quello dell'app. Molte erano compatibili, altre no. Poi siamo andati a vedere gli ingredienti. Ah, in effetti quella perché il mio corpo... Perché il tuo corpo sa la verità, non la sa l'app. Solo il tuo corpo sa la verità di te stesso, del tuo essere. Questo è essenziale. Davanti a qualsiasi decisione che ci vogliono imporre, uno dovrebbe sentire il suo corpo e dice, allora... In realtà che cosa abbiamo fatto molti di noi, non so tutti, non voglio giudicare, ma quando sono arrivate certe imposizioni, noi siamo andati oltre. La nostra anima era talmente convinta che è stato un sentire, sia la nostra mente che il nostro corpo ci hanno detto, ad alcuni di noi, no. Magari qualcuno forse gli avrà anche detto di sì, io non lo so. Però molti di noi che siamo qua, immagino, abbiamo detto no, senza, ripeto, fare nessuna critica a chi abbia detto sì, perché ogni anima deve fare il suo percorso. Però se la mente e il corpo dicono... La stessa cosa è bellissimo, quello è il sentire, quello a cui noi dobbiamo arrivare. Finché non ci arriviamo, perché la nostra mente che mente per colpa dell'ego, ah, perché l'anno scorso, la volta scorsa è successo quella cosa, ma poi succederà quell'altra. Avete presente la mente quando macchina, tutti noi lo sappiamo come cacchio funziona, quanto ci rompe marone, specialmente quando siamo in difficoltà, quante paranoie ci vengono in testa, chi più chi meno, in base ai caratteri. Ma davanti a quelle cose lì uno usa il corpo e dice, beh, la mente mi dice di andare di là, il corpo mi dice di andare di là. O io all'inizio dicevo, no, cioè la mente, logico, devo andare di là, e mi spatacavo. No, e mi spatacavo. Dopo un po' ho iniziato a dirmi le cose piccole, ma o il corpo dice di andare di là, dai, non ci perdo molto, proviamo ad andare di là. Sembrava una strada assurda, poi invece era la più semplice. Io adesso semplicemente io cerco di sentire, quando ho dei dubbi, perché la mente inizia a partire, io chiedo al mio corpo e faccio quello che mi dice il mio corpo. Se il mio corpo mi avesse detto non andare a Schio Riccardo oggi, o a voi vi diceva non venite a vedermi, non dovevate venirmi a vedere assolutamente, e io se mi diceva di no non venivo, cioè ovviamente lo dicevo prima a essere, perché non mi facevo organizzare tutta sta roba. Però questo per dirvi è essenziale, e io è la cosa che vorrei che voi usciste di qui, che almeno abbiate dentro, cioè cercate il sentire, è importantissimo. Nei prossimi mesi, quello che io prima chiamavo quelli che decidono faranno tante altre cose, perché c'è ancora tanta altra gente che si deve risvegliare. Per noi sarà più facile, perché ognuno di noi penso che qua dentro ne abbia passate di cotte, di crude, con amici e parenti, penso che più o meno tutti condividiamo un discreto fardello di quello che ci ha fatto passare negli anni scorsi, quindi abbiamo abbastanza le spalle grosse. C'è chi ancora non ce l'ha e deve fare questo percorso, e noi diciamo, però che palle, scusate, dobbiamo riparci il giro. In realtà questo giro noi potremmo aiutare quelle persone che forse abbiamo anche un po' all'inizio odiato, poi noi abbiamo capito che noi dovevamo stare nell'amore, sia con i nostri parenti più stretti che con gli amici che ci hanno trattato nel peggiore dei modi, perché io devo dire sono stati molto bravi a metterci gli uni contro gli altri, ma noi siamo stati più bravi a iniziare pian piano a rispondere, sì, giustamente, in piazza, ma come avete fatto voi nel video. Con l'amore, facendo l'orto, facendo cene condivise, ospitando, immagino, anche persone che la pensino diversamente. Loro ci lasciavano fuori, noi includevamo. E non voglio fare un loro noi, perché anche quello è sbagliato, ma per dire, pian piano tutti diventeremo noi. È un fatto di risveglio, che ognuno sa il suo passo. Non c'è un meglio più sbagliato, c'è chi si è svegliato anche 2000 anni fa, per carità, e c'è anche ha due scatole più grosse di noi, probabilmente, in questo momento. E quindi
ognuno ha il suo percorso, anime più antiche, anime più giovani, fate finta che sono, è come se la nostra anima possa essere superiore, ci sono delle anime che sono ancora elementari. L'avrete visto, no? Se gli parliamo di queste cose ci guardano con due occhi, come dire, ma voi siete pazzi, provate a parlare di analisi matematica a un bambino elementare, cioè, o vi dice siete pazzi o prende e se ne va, cioè è la cosa più probabile, per dirvi che è normale, tutto normale, non dobbiamo, noi cerchiamo di stare nell'amore perché è quello che stiamo imparando, più noi riusciamo a trascendere blocchi, personalità, paure, convinzioni, e questo è quello che diciamo, scrivo nell'ultima slide qua, e questo protocollo, più noi riusciamo a stare meglio, cioè cosa avevo detto, io il 15 ottobre mi hanno sospeso, il 16 ottobre mi hanno iniziato a lavorare, io avevo superato la mia paura di non mantenermi economicamente, il 16 ottobre mi è arrivata la risposta per mantenermi economicamente, è arrivata l'abbondanza, magari non era lo stesso stipendio di prima, però non lo posso neanche chiamare lavoro, delle volte questo talmente mi piace, poi certo mi serve per sostenere. E infatti, a proposito di sostenermi, visto che poi ho passato le slide e ritorno indietro, le cose di cui vi ho parlato sono le provette dell'acqua, vedete delle pietre qua, che in realtà ci sono anche altre pietre, tipo queste qua che ne ho qualcuna di più, è roba che non costa molto, queste pietrine piccole d'acqua, queste sono 15 euro le pietre, sono oggetti coerenti, semplicemente come l'acqua, che vi fanno quell'effetto lì e vi aiutano nella coerenza. Voi potete anche non prenderle, perché per me l'importante è che vi entri il concetto che vi ho detto prima, del corpo, dell'importanza delle risposte del corpo. Poi se volete un aiuto, l'acqua, metterla di fianco alla bottiglia, perché qualcuno prima mi ha chiesto, ma come si fa, l'acqua, la provetta la mettete dentro, di fianco, vedete che ha dei sassolini, la mettete dentro una bottiglia, in 8 ore tutta l'acqua di quella bottiglia diventerà come la provetta. Dopo la provetta la potete regalare e la bottiglia ci fate tutte le provette che volete. Oppure moltiplicate delle altre bottiglie come facciamo noi e le mettiamo dentro i laghi, i fiumi e otteniamo risultati come questi. Insieme anche a quelle pietre che sono fatte, queste pietre, è il concetto dell'omeopatia, fatta nella pietra, l'acqua si asciuga, l'informazione rimane incastrata nella pietra, rimane molto molto più coerente che nell'acqua. E l'effetto è questo, l'ago di Narnia, ha fatto anche un articolo, prima era tutto marcio, dopo mesi, anche qualche anno, in cui abbiamo messo di nascosto le bottiglie, perché se l'avessimo detto non ce l'avrebbero mai permesso, è diventato un'oasi naturale, piena, tutti i puntini che vedete qua sono tutti uccelli diversi, ma si vede già il colore. L'acqua cambia anche al microscopio, volendo. Io non ho potuto fare le prove di Masaru Emoto, mi piacerebbe per vedere i cristalli, ma vi posso dire che hanno fatto un articolo dicendo che l'acqua del lago è migliorata e non si sanno spiegare perché. Dicono, abbiamo messo depuratori, sarà migliorata l'acqua che arriva dalla sorgente. Sì, con tutto l'inquinamento del mondo è migliorata, ma a noi non ci importa, lo potete fare anche voi. Io quando l'ho fatto nel laghetto di mio padre, che non ci crede, gli ho messo una provetta dentro, un laghetto grande come quel tavolo lì. E un giorno mi avvicina e mi fa, Riccardo, ma hai messo la mucchina nel laghetto? Io ho detto, no papà, scusa, se mettevo la mucchina c'avevi tutti i pesci a galla, sono il doppio di prima, non ti ho messo la mucchina. Ah, lo so, ma avrei fatto una delle tue magie. Io ho lasciato dentro addirittura una provetta che è anche sbagliata dentro e poi me l'ero dimenticata. Pian piano l'acqua sì, con la vibrazione, inizia a non fare più le alghe, a non marcire, c'era così di limo delle, diciamo, le feci dei pesci sotto, e sopra l'acqua perfettamente trasparente. Lui ogni 6 mesi doveva cambiarla perché marciva, non la cambia più da anni, e lui è venuto lì proprio d'estate col caldo anni fa, 40 gradi, così fa, ma io la dovevo sempre cambiare, cosa ci hai fatto che non la devo più cambiare? Quindi laghetto piccolo, laghetto grande, corpo nostro, piante, corpi animali, si può, con queste cose qua si può armonizzare tutto quello che esiste in natura. Non è che è l'acqua che lo fa, l'acqua non fa altro che aiutare la luce che è dentro ogni singola cosa dell'universo, che sia acqua, piante, esseri viventi, anche solidi, perché se appoggio la provetta su un muro si modifica anche il muro, per assurdo, non fa altro che ritirargli fuori la luce. Quella pietra lì, quella grande, questa qua, che questa costa un po' di più, però capisco che puoi spendere 50 euro per una pietra, uno mi sembra strano, perché dice vendi pietra, vendi sasso, ma quando la metti per terra è diventata famosa perché, come anche altri dispositivi, quello che si vede è che quando passano le scie si vedono dei buchi. Perché? Cosa fa? Quella pietra lì abbiamo visto inizialmente che faceva una frequenza altissima e le telecamere impazzirono, le telecamere quantistiche andavano giù di testa, l'abbiamo dovuta resettare, smontare, resettare vicino alla pietra, perché sennò quando la telecamera entrava in una stanza con quella pietra non andava. Toglievi la pietra e la telecamera andava, e continuamente, perché le telecamere quantistiche misurano la coerenza, quella pietra era troppo coerente. Quando si è riusciti a resettarla, ha comunque continuato a fare un segnale molto alto, e quel segnale lì
tende a risuonare con la ionosfera che è a 100 km sopra di noi. Quindi tutto quello che è in mezzo lei cerca di armonizzarlo, vuol dire che lo porta in coerenza. Noi perché ci ammaliamo? Perché c'è continuamente inquinamento da tutte le parti, aria, etere, solidi, qualsiasi cosa, e il nostro corpo non si riesce ad autoguarire, il nostro corpo si autoguarirebbe da qualsiasi malattia. Con le disarmonie non ci riesce. Se io riporto armonia, questa pietra qua piccolina me la tengono ad esempio in chi fa chemioterapia, perché ha molti meno effetti collaterali. Per dire, oppure se hai mal di schiena anche forte, io lo chiamo effetto Voltaren, lo posi sulla schiena e in pochi minuti già riesce a calare, che di solito un cristallo normale da solo non riesce a fare. Questa pietra è molto coerente. Queste sono delle analisi fatte da, con un sistema che misura tutti gli organi. Prima una persona sana aveva alcune parti in rosso, tenendo in mano quelle pietre lì, dopo pochi minuti è rimasta solo questa voce rossa, se l'avesse tenuta di più forse sarebbe andata via, ma tutto il resto è diventato verde. Queste sono altre analisi per dirvi quello che può fare. Ultimo passaggio che faccio, poi dopo vi lascio le domande, anche se c'è tanto altro da dire, è questo oggetto qui, così vi ho parlato più o meno di tutto, a parte le collane, che ci sono queste collane qui che sono dentro, dentro l'acqua sostanzialmente per portarsi l'acqua dietro. Questo oggetto qui è una batteria, si chiama batteria eterica, va messa nella spina di casa, più vicina possibile a, diciamo, al pannello elettrico, ma non è importantissimo poi. Si prova, potremmo fare una prova adesso mettendola lì sotto, ma diciamo, se no facciamo, è molto grande l'impianto qua, però non so se c'è la presa lì, se riesce ad accendere, e, se non mi salta il computer. Si inserisce questo nella presa e poi si deve toccare una vitina, vedete che c'è una spia rossa di fianco, c'è una vitina, la devo toccare, aspetta perché si deve accendere, ok, si accende. Adesso loro non la vedono perché è una luce molto debole. Si tocca questa vite e si deve accendere questa spia, se no si gira la spina di 180 gradi. Questa batteria qua è molto interessante perché porta la coerenza in tutto l'impianto elettrico del punto in cui siete. Quindi che cosa succede? Tutto quello che è vicino, non è più come l'acqua che deve avere bisogno di contatto o la pietra che emana, però ad esempio la pietra essendo fatta di cemento coi muri si ferma perché tende a informare i muri. Ma questa qua attraverso l'impianto elettrico fa che tutta la rete di casa diventa un'enorme antenna che vi emana questa coerenza. Quindi se prima il Feng Shui vi diceva tenete il letto lontano dalla corrente elettrica, adesso per voi è meglio tenerlo vicino. Se prima avevate qualsiasi forma di inquinamento in casa, elettromagnetica, wifi, 5G, 4G fuori, quello che volete, l'inquinamento della cucina, la formaldeide, l'inquinamento che arriva dalla finestra, o persino i nodi di Hartmann, che con le telecamere quantistiche adesso si vedono. Questo è un nodo, sapete, i nodi geopatici, qualcuno li conosce. Io faccio anche, vado nelle case un po' a bonificarle, oppure insegno alle persone a farselo da solo. E il nodo di Hartmann sono nodi che sono in tutto il pianeta, ogni 2 metri, 2 metri e mezzo, li ha scoperti questo dottore Hartmann, e sono normalmente in natura sono belli, sono delle belle sfere in mezzo di energia molto debole che non si riusciva a misurare prima. In casa sono così quando va bene, se no sono peggio, perché la corrente elettrica e gli spigoli deviano queste forze. Se voi dormite qua sopra e avete un problema, non riuscite a guarire perché il corpo ha questa disarmonia. Se voi dormite qua sopra, voi riuscite a guarire. I gatti, quando vanno sopra questo qua, lo trasformano in questo. Infatti i gatti stanno benissimo. I gatti sapete che sono anche curativi, perché vengono su di noi attraverso delle vibrazioni, sempre quello è, fanno curano. Questa batteria, tutti i nodi che voi avete in casa, che io spesso quando arrivo nelle case, qualcuno nel letto matrimoniale lo trovi sempre, perché è grande, oppure nella poltrona dove uno sta, e normalmente io lo faccio cercare alle persone, quindi non glieli faccio vedere io, ma gli insegno come fare, se lo trovano loro, chi è quella parte del letto di solito dei problemi, e questa batteria dopo già 10-20 minuti che l'hai attaccata inizia a neutralizzare i nodi e riportarli così, e quindi voi quell'effetto che si vede subito è che dormite meglio. Poi inizia ad agire sugli elettrodomestici, quindi dopo giorni, dopo mesi inizia a vedere che gli elettrodomestici consumano meno perché vanno in coerenza, scaldano meno. Parte il forno che scalda per natura, lì non c'è risparmio, ma condizionatori, soprattutto frigoriferi, condizionatori, ventilatori, sono i motori, o lampade LED, computer, così, risparmiate tantissimo. Anche lì un 25%, 30, a volte anche 40% in base al tipo di carico. E me la chiedevano molti dottori, adesso stiamo cercando il modo per rifare questa cosa, perché lì c'è stato un problema, non gliel'abbiamo data rimettendoci dei soldi, ma perché... I dottori avevano visto che durante il lockdown la gente era stata molto in casa. Adesso ve le faccio fare le domande, però mi è venuto in mente di dirvi questo,
era molto in casa e quindi se qualcuno stava male in casa, aveva qualche problema, peggiorava. Con questo sistema qua si bonificava e la gente stava meglio. Poi vi dirò perché dopo non le abbiamo impiegate dei dottori. Ultima cosa dell'acqua che vi dico, perché tanto me la farete come domanda: l'acqua usate, acqua o di fonte o di rubinetto, non usate possibilmente l'acqua naturale perché non sapete dove è stata e può essere stata ferma 6 mesi in un parcheggio, capita una volta su 20 di trovare una bottiglia così, e acqua di depuratori, so che dico una cosa fastidiosa, però può avere dei problemi. C'è tempo per le domande o ho finito il tempo? Ma no, mi sono anche... Ah, ok. No, se perché vorrei far fare delle domande, magari mi muovo io col microfono, no, o te se stai già preparando. Io tengo questo, tu... Certo. Spettacolo, meraviglia. Quindi va anche questo. Fantastico. E... dovete alzare la mano così vengo... Ecco, lì, pronti, via. No, io non so se è opportuna questa cosa, però... L'acqua solarizzata con le bottiglie blu ha più o meno lo stesso principio... Sì, perché il sole ha tantissime informazioni. Faccio questo esempio, lo so che sembra fantascienza. L'8 agosto, non so se avete notato cosa è successo, era mesi che si diceva che Sirio si sarebbe allineato, guardate, ci credevo poco anch'io, col sole, e Sirio ha tantissime informazioni che grazie al sole rimbalzavano su di noi, arrivavano potenziate, e noi potevamo assorbire queste informazioni che arrivano da altre stelle, perché le stelle hanno informazioni anche loro. E il 7 agosto... E avevano detto molti, guardate che visto che sarà così cercheranno di coprire i cieli. Io ho detto, sì, in agosto cosa fanno? Se voi guardate, 7, 8, 9 agosto hanno fatto una quantità di scie che erano mesi che non facevano, e anche le scie di sti giorni non c'erano. Hanno cercato di coprire il cielo perché sapevano che ci sarebbero arrivate informazioni importanti per noi. Siamo a questo livello. Lo dico per dire, adesso la tua domanda magari è un po' sviata, ma... Quello che io volevo capire era, nel momento in cui io solarizzo la mia acqua, la bevo pura così com'è oppure posso utilizzarla come potete, e la moltiplico? Potete moltiplicarla se è una solarizzata bene e ve ne accorgete facendo la prova del corpo che dicevo prima. Potete aggiungerci dell'altra acqua, voi potete informare l'acqua anche con voi con la vostra preghiera. Tutte le acque mariane, le acque di preghiera sono così, perché agosto. Col cuore, eh? 8 agosto, ecco, ci fa vedere tutte le scie, non lo sapevo. E perché si dice preghiera di cuore? Perché il cuore è coerente, la mente no, quindi una preghiera di cuore riesce a dare una coerenza e riuscite anche a dare un'informazione, magari una preghiera per una persona, caricate l'acqua e date quest'acqua alla persona, lei bevendola è come se sentisse la vostra preghiera. Di questo stiamo parlando. Un'altra domanda? Allora, più che una domanda, quella la farò dopo, volevo portare una testimonianza, perché io ho preso delle fialette di acqua informata da voi attraverso Marco. Ah, Marco. E le ho messe sulla mia caldaia in ufficio. Allora, l'anno prima, a gennaio, eravamo in due ad utilizzare in ufficio. Pochissime ore e abbiamo avuto una bolletta. L'anno dopo, avendo messo questa, sempre nel stesso mese di gennaio, con molti più operatori e un sacco di ore di lavoro, la bolletta era più bassa dell'anno prima. Grazie, però uno potrebbe dire che con più lavoratori avete scaldato più l'ambiente, poi sappiamo che in realtà... No, è un ambiente tra l'altro termicamente che ha bisogno, quindi voglio, siccome grazie. Chiedere all'oste se il vino è buono, è ovvio che magari uno potrebbe avere il dubbio che ritiri l'acqua al tuo mulino, invece volevo dare la mia testimonianza, che questo... grazie, non lo sapevo funziona. Perché te hai contattato direttamente Marco, quindi io non lo sapevo neanche, ecco. Che Marco ha in Umbria, di solito io facevo l'Emilia Romagna, però visto che c'è molta richiesta sto iniziando, lui non gira un po' pigro, quindi non gira a parlarmi, però fa parlare il prodotto è lo stesso. Sì, collaboriamo insieme, è lui che fa queste cose insieme alla sua compagna. Poi volevo dire che dell'aumento della luce ce ne siamo accorti in bolletta. Cioè l'aumento che ci hanno fatto. No, l'altro discorso che dicevi, che è aumentata la bolletta. Ah, che è aumentata la luce, ce ne siamo accorti. Era una battuta, non è riuscita. Sì, quello ce ne siamo accorti. E ultima cosa, volevo chiederti, le fialette, che sono comunque in materiale plastico, esatto. E paradossalmente uno dice, vabbè, ma magari viene modificata l'informazione essendo materiale plastico tra frequenze e cose varie. Può essere che questo non avvenga perché l'informazione... Giusto che me l'hai chiesto, perché la plastica
e per assurdo è più veloce nel trasferire l'informazione, però è vero che la plastica perde, deperisce e rilascia della roba. La cosa bella che noi abbiamo notato, perché sennò non avremmo fatto le provette in plastica, è che la velocità con cui l'acqua purifica, diciamo, l'acqua informata purifica, è purificata lei stessa, fa sì che neutralizza la parte di plastica che si disperde. Se voi prendete una bottiglia di plastica, la riempite, anche adesso che è caldo, ma quando sono stati 40 gradi, dopo massimo due giorni, ma forse anche dopo un giorno, normalmente puzza se la riempite di rubinetto, penso, no? Ecco, io ho dell'acqua che l'ho fatta 4-5 anni fa, 4, penso ormai 5, perché a forza di dire ogni tanto devo ricordarmi di aumentare l'anno, le prime che facevamo, poi pian piano le ho aggiornate, ho riempito l'acqua con il rubinetto in piena estate, ci ho messo la provetta di fianco, se ve la faccio bere sembra acqua di montagna. È continuato a vibrare nonostante la plastica dentro che ha rilasciato, poi se, ecco, se la plastica l'ha lasciata al sole... Ma le frequenze elettromagnetiche che possono arrivare non creano disturbo, parlo a livello elettromagnetico. Esatto, non... ma che cos'è il disturbo? L'ho spiegato prima, non è la frequenza elettromagnetica, è l'informazione che gira sulla frequenza, cioè le onde radio, le onde TV, le onde elettromagnetiche del nostro circuito in casa, che hanno un sacco di disturbi perché tutte le nuove elettroniche creano un sacco di disturbi, quei disturbi creano disarmonia che ci dà fastidio, ma se noi armonizziamo, cioè se l'acqua è talmente armonica, talmente coerente che non ha problemi, io questa provetta la posso mettere davanti a un'antenna del cellulare, quelle grandi di 40 metri, non si modifica, non si modifica, non riesce a modificare l'antenna, cosa che invece ad esempio quella pietra lì, noi abbiamo fatto le prove, c'è anche i video, modificano l'antenna, cioè l'antenna che prima ti crea una disarmonia, lo vedono molto gli elettrosensibili che prendono molto queste cose, mettendo quella pietra lì rende coerente l'antenna e la modifica. Ma questa qua, nonostante che piccolina davanti a un'antenna grandissima, non si rovina. Avevamo messo le pietre all'inizio dentro perché quando non era molto coerente ancora l'acqua, le pietre mantenevano, sono quarzi molto semplici, quarzi di quel tipo, insomma, purificati, ma non quarzo tipo sabbia, un po' più pura, diciamo, quella usata nei filtri alimentari sostanzialmente e poi un po' purificata ulteriormente. E, diciamo, manteneva l'energia, perché se mettevi questa sotto il lavello per purificare l'acqua di casa, e tu, magari c'erano i prodotti chimici e pian piano sotto il lavello abbassavano l'energia dell'acqua. Adesso l'acqua è talmente alta come coerenza che pian piano porta in coerenza i prodotti chimici. Infatti a volte sono dei prodotti chimici che qualcuno ci dice, non so, l'acqua gasata di fianco è meno gasata, il prodotto chimico, quelli a base di cloro, mi sembra che pulisca meno, fa meno odore di cloro, perché fa buttare fuori tutto il gas, questa vibrazione. Se voi metterete le provette dentro una bottiglia, vedrete dopo un po' delle bollicine su questa provetta, perché tutti i gas dissolti nell'acqua del rubinetto, che non ci dovrebbero essere, cloro principalmente, ma anche anidride carbonica e altro, pian piano vibrando si appiccicano per effetto elettrostatico alla provetta, voi muovete un po' la bottiglia, le bollicine vanno su e si liberano. Ad esempio con questa il cloro si pulisce molto prima. Abbiamo pulito delle fonti che avevano l'arsenico con quest'acqua, l'arsenico, non sto scherzando, l'abbiamo anche bevuta quell'acqua, pozzi in cui nessuno beveva l'acqua, ovviamente se sono migliaia di litri ci vuole il suo tempo. Voi cosa fate? Prendete una provetta, la mettete in una bottiglia, dopo la prima notte che tutta la bottiglia è informata, la mettete di fianco a altre 10 bottiglie, poi con 10 bottiglie messe in migliaia di litri, allora riuscite a informare. Altra cosa importante, oltre l'acqua, è togliete le etichette dalle bottiglie, perché le etichette sono informazioni. Qui potremmo aprire un capitolo che dura tutta la notte, ve lo evito, ma il concetto è, ci sono informazioni sopra, se le lasciate sulla bottiglia, spesso sono informazioni negative, quelle delle etichette, tipo il codice a barre. Se volete poi vi spiegherò perché sul codice a barre ci sono tre numeri che non ci dovrebbero essere, però loro li hanno messi e sono messi non in forma di numeri ma in forma di barre. Ci sono tutti i numeri con le barre nel codice a barre, tre coppie di barre non hanno un numero. Se andate a guardare, quelle barre sono fatte come dei 6. Io non lo dico io, ci sono i 3-6, effettivamente 666 sui codici a barre. Il perché lo sanno loro, però uno potrebbe pensare male sui 1000 numeri. C'è un'altra domanda? Esatto. Sì, volevo chiedere, dato che parlava delle etichette, ad esempio, non lo so, tipo la Nutella o queste cose qua che si mangiano, io le devo togliere l'etichetta per poter togliere tutte le brutte informazioni. Esatto, bravissima, bellissima idea. Se non volete togliere l'etichetta e fare molto fretta, io delle volte, quando un attimino, che ho un bel indelebile in mano, faccio una bella riga sopra l'etichetta.
importante. Noi abbiamo fatto delle prove energetiche, abbiamo visto che prima le abbiamo confrontate con le telecamere quantistiche certificate, che sostanzialmente riduci l'effetto di quell'informazione o l'annulli anche. Io a volte ci disegno un bel infinito così, o un om sopra, cioè è l'intento sì, che sì. abbiamo noi fa più fa informazione che è più dell'energia di quell'etichetta. Se la strappi è la cosa, però a volte è difficile, cioè mentre se l'hai strappato delle etichette ci perdi due giornate, poi ricompri i prodotti e sei da capo. Cioè. Un'altra cosa che volevo chiedere, l'apparecchietto quello là per la corrente, sì? Bisogna attaccarlo vicino dove c'è il... Vicino dove c'è il salvavita, però, salvavita. Allora questo è quello consigliato da Marco, ma anche una casa di tre piani, quindi quello lì magari non è il centro della casa, è il centro elettrico della casa dove c'è il salvavita. Però noi abbiamo fatto delle prove che se anche lo mettete in un'altra presa funziona lo stesso, funziona un po' meno. E quello mi copre anche tipo che abbiamo i letti elettrici. Fino a 20 kW di contatore li copre, quindi diciamo anche delle piccole aziende artigiane più molto piccole o qualsiasi contatore. La dimensione non importa, 3, 4, 5 piani, l'importante è che sia nel centro elettrico il più possibile, più grande la casa, sì. Ma normalmente va comunque. Ad esempio io adesso l'ho messa qua, non è nel centro elettrico dello stabile. Potremmo provare a fine serata a vedere se il braccio si muove meglio di prima, se qualcuno se lo ricorda, perché ha funzionato il braccio, se no faremo in un altro modo. Questo per dire che adesso la batteria sta già lavorando in tutte le luci che vedete, se c'erano i neon si vedeva ad esempio che i neon si stabilizzavano. Comunque, spero di aver risposto. C'è qualche altra domanda di fianco? Sì, ciao. Una domanda sulle bobine, su quanti avvolgimenti? Esatto, perché non vi ho fatto girare la bobina, quindi mi tocca. Perché in realtà io ho fatto già un esperimento, quando c'era la locandina, ho guardato il tuo nome, ho trovato un video. Esatto, se hai molti video ci puoi trovare. Esatto, e io ho fatto già un esperimento sulla caldaia, cioè col spago che avevo ci ho fatto 16 avvolgimenti. Sarebbero 13, quindi sei il tempo di toglierne 3. Meglio che aggiungerne che era complicato. L'hai fatto bifilare, giusto? Sì, e poi l'importante è destro giro, l'hai fatto a destro giro. Allora, cioè, no, dovrebbe dire destro giro vuol dire, perché se voi dite in senso orario non rende l'idea, perché sono due dimensioni, orario e anteorario. Destro giro invece ci mette la terza dimensione. È come quando avvitate una vite, cioè quando avvolgi il filo, mentre vai in una direzione devi andare in senso orario, e quello lì vuol dire destro giro. Che se lo guardi sia in una direzione che nell'altra nel tubo è sempre uguale. È assurdo da descrivere, ma se avessi qua il filo, io facevo anche dei corsi sulla bobina, vi farei vedere com'è questa cosa. Comunque io vi posso girare delle spiegazioni dopo, se mi contattate via Telegram, io poi vi giro il canale, dentro c'è tutto, se no, io via Telegram... Ci chiamiamo per fare un laboratorio tecnico. Guarda, io arrivo anche volentieri, perché è molto, diciamo che è una cosa che dà soddisfazione alle persone. Farsi una cosa, io che ho studiato sistemi complessi una vita, vedere una bobina così semplice che mi ha fatto risparmiare tutta quella roba, sono ancora qua dopo anni che dico, poi ho visto che l'acqua ti fa risparmiare ancora di più, infatti noi adesso diamo delle provette come queste, sono due con le fascette, una la metti nel tubo del gas e l'altra la metti, sono più grandi, e l'altra la metti nel tubo dell'acqua di casa, informi tutta l'acqua, alla mattina anche il vicino c'ha l'acqua informata, perché sapete che l'acqua è tutta collegata nel mondo, quindi almeno anche il vicino pian piano... Vi assicuro che migliorano i rapporti, Comunque se posso dire una cosa, comunque forse ho fatto giusto, dopo c'è lui. Più o meno giusto, perché una caldaietta per un appartamento, ho detto non prendo una caldaia di quelle mega, infatti al minimo quando d'estate l'acqua tiepida si spegneva, poteva eccetera, adesso improvvisamente tiene il minimo. Sì, cioè, a volte migliorano anche il funzionamento. Non fa più questo gioco che si spegne perché poi l'acqua appena tiepida, ma il minimo lo tiene. L'importante è guardare la bolletta. Io ho fatto proprio tutti i raffronti con le temperature medie stagionali a parità di tutto, quindi devo dire che quando ho visto il 28% l'errore era di poche percentuali, quindi è bello alto, su migliaia di euro o centinaia di euro che uno può averne l'anno, insomma. C'era anche il signore là, però non so se... Un'ultima domanda che volevo fare sulla pietra. Sì. Diceva anche che poteva servire anche per la guarigione degli animali, giusto? Sì, sugli animali funziona anche meglio, perché loro non hanno i blocchi che abbiamo noi. E che cosa bisogna fare? Metterlo sull'animale? Allora, a volte l'animale lo capisce da solo, ci va sopra se non sta bene. Okay. Ad esempio la mia gattina ci andava da poco, io ero allergica ai gatti, ho superato la paura di amare
e non ho più l'allergia, per dirvi già il collegamento mio. E l'universo mi ha fatto arrivare la gattina, quindi tanto per dirvi come funziona l'universo. Okay. E è stata solo una volta che è stata che non stava bene, che vomitava. Allora lei non si muoveva molto, ho fatto le prove, gliel'ho messa vicino, a una certa distanza lei è riuscita ad alzarsi ed andare sulla pietra. Quindi lei non aveva la forza di andare dove era, quando gliel'ho avvicinata a una distanza che lei se l'è sentita, lei è andata sulla pietra. Oppure loro stessi, poi quando stanno bene, fanno la stessa cosa con noi, gliele potete mettere, se no voi, sull'animale, e diciamo è un buon modo per ringraziarli quando l'animale poi di solito tutto l'anno fa il contrario con noi, perché spesso i gatti hanno questa proprietà qua. Grazie. Prego. C'era il signore di calzettino, no? No, non correre, dai, che non voglio una valletta sulle spalle. Sto la coscienza, ragazzi. Allora, l'informazione avviene sempre in un senso, può avviene anche nel senso contrario. Cioè, l'informazione disarmonica verso l'armonica. Esatto. È proprio a che fare con la coerenza, che però purtroppo non vi ho spiegato benissimo prima, faccio un salto velocissimo. La coerenza permette di far sì che adesso è talmente coerente l'acqua che non abbiamo praticamente trovato niente al mondo di talmente incoerente che possa rovinare questa coerenza. Per cui in realtà non c'è quasi limite a quello che può portare, infatti stiamo ottenendo dei risultati ovunque. La coerenza, per spiegarla, ad esempio nelle onde, quando voi a volte vedete che c'è un vento leggerissimo e delle onde molto alte, perché le onde sono il vento è costante, le onde entrano in coerenza tra di loro, due onde così diventano la somma che esce dal grafico. Due onde, una così e una opposta all'altra, si annullano. A volte vedete un vento fortissimo, il mare increspato ma senza onde. Adesso al di là del moto ondoso, che è un po' più complicato, lo sto banalizzando, ma il concetto è questa interferenza distruttiva, per meccanica quantistica si chiama così, questa interferenza costruttiva. Qui è in fase, qui non è in fase. Là, e quindi qui è coerente, qui è incoerente. La coerenza è, lo sappiamo anche nella nostra vita in cos'è la coerenza, quindi è tutto legato a questo. Adesso è talmente coerente, la domanda è interessante, perché abbiamo fatto un esperimento, potete non crederci, con un testimone. Il testimone vuol dire che noi abbiamo preso la foto del Vaticano e ci abbiamo appiccicato delle bottiglie di quest'acqua. L'abbiamo fatto più persone in giro per l'Italia, l'abbiamo fatto per altri posti. Quando abbiamo fatto per il Vaticano, all'epoca con quell'acqua, l'acqua è diventata gialla e puzzava. Quindi l'incoerenza di quella foto, no, spero che qualcuno non si offenda, l'abbiamo fatta anche col Parlamento, però il Vaticano era peggio, no? Poi ognuno pensa il perché. Ma probabilmente sotto hanno tante informazioni che tengono nascoste, probabilmente, forse era quello. Però poi uno può non crederci perché dice, ma a distanza come fa a funzionare? Però migliorando l'acqua abbiamo rifatto l'esperimento, adesso non succede più. Uno può dire, vabbè, è marcito perché avevi fatto male l'acqua, però a più persone ci è funzionata sta cosa. Un po' come l'esperimento del riso, con una fotografia, l'intento era quello lì. Capisco che sia per la mentalità complessa, però vi ricordo, giusto così per interesse, che la scienza ha dimostrato dagli anni Ottanta che non esiste nello spazio, nella materia e nel tempo, più o meno, non tutto negli anni Ottanta, ma ve lo semplifico. Lo so che è difficile da comprendere che non esista il tempo perché per noi è lineare, ma è così. Come non esiste lo spazio perché noi lo vediamo e lo tocchiamo, è come dirci che non esiste la materia. La meccanica quantistica dice che la materia è semplicemente vibrazione. Se io fossi più coerente di questo pavimento, io lo potrei attraversare. È che la materia è molto coerente, quindi è difficile che noi diventiamo, però se diventeremo più coerenti potremmo attraversarlo. E questo lo dicono con le formule la fisica più moderna. Come dice, parlando dell'entanglement, che tutto nell'universo è unito e quindi è come se dimostrasse l'esistenza di Dio, volendo. Poi uno può non crederci, può chiamare l'universo, ognuno è libero. Una volta un guru disse una cosa molto interessante. È sbagliato che ci siano così poche religioni nel mondo, perché dovrebbero esserci 8 miliardi di religioni, perché ognuno di noi ha il suo modo di sentirla, non ce lo devono dire gli altri come io devo sentire. Io so, personalmente ho sofferto una vita non capendo se non credevo in Dio o in cosa credevo. Io avevo il mio modo, lui ha il suo, l'altro il suo, e questa varietà tutti insieme probabilmente avremo la chiave, ma ognuno ha la sua di verità. Questo noi dobbiamo entrare in questa mentalità, il nostro corpo ci dice la verità e ognuno ha la sua verità. Cerchiamo di credere a noi stessi. E un'altra cosa che voglio dire, visto che prima è venuta fuori, so che è un messaggio che forse a qualcuno può non piacere, ma noi certo che dobbiamo aiutare gli altri, ma prima dobbiamo aiutare noi stessi. Ci hanno insegnato per anni, questo io, poi voi potete criticarmi su questo, però io l'ho visto, io ho provato ad aiutare le persone per una vita col volontariato, ammetto che tra i miei schemi sono stato anche sindacalista, poi dopo li ho mandati in quel paese, però perché pensavo di aiutare gli altri e invece non ci riuscivo. Da quando ho iniziato a cambiare me stesso, sto aiutando molte persone a volte senza sapere neanche come.
Poi potete non crederci, però è così. Quindi faccio l'esempio del bagnino, che il bagnino, quando deve aiutare qualcuno, prima deve preservare la sua vita, perché sennò quel qualcuno che affoga lo porta giù. Quindi se arriva una persona, anche un amico che è depresso e vi chiede aiuto, voi se ve lo chiede, se no non dovreste neanche aiutarlo, ma se ve lo chiede voi lo aiutate come dite voi. Il bagnino può dare anche un pugno alla persona, perché sennò rischia di portarlo giù e farlo svenire per poterlo salvare, oppure lo fa affogare per preservare la sua vita, se no non può salvare magari altre persone. So che sembra assurdo, ma è così. Quindi cerchiamo di ragionare di nuovo le cose come andrebbero ragionate, che è anche logico se ci pensate, perché se noi non amiamo noi stessi, come facciamo a amare gli altri? Se noi non salviamo noi stessi, come facciamo a salvare gli altri? E invece se noi tutti iniziamo ad amarci, automaticamente creiamo una bolla di amore sconfinato. Invece quanti volontari aiutano gli altri, poi sono persone stressate, io per primo sono passato. Non so, scusate questa parentesi, mi è venuta, se poi c'è qualche critica alzate la mano, cioè, infatti già ce n'è una là. Grazie. So di dire cose scomode, perdonatemi. Sì, non aveva visto esattamente che aveva alzato la mano. Grazie. Allora, volevo aggiungere due cose, quello che hai detto, e dopo faccio la domanda. Cioè, che a me avevano detto persone, canali complottisti di Telegram, che praticavano la culla del deep state. E poi un'altra cosa, volevo aggiungere quello che hai detto di una persona depressa che ha una mancanza di volontà per motivi organici, non è in grado di reagire, secondo me, quindi da lì dopo anche deve partire l'aiuto giusto, proprio non è in grado di... puoi anche dire qualsiasi cosa, ma a livello organico ha delle difficoltà, insomma, ecco. E quello che volevo chiedere è, per sanificare l'acqua, un torrente, qualcosa, quanta acqua, quanti bottiglie di acqua coerente bisogna versare e con che frequenza? Grazie. Okay, grazie. Sì, sulla depressione non è banale, dovremmo aprire un capitolo, poi se volete vi spiego anche. Ci sono dei grafici che parlano di queste cose, non è bello adesso graficarli, ma la depressione arriva dopo la paura, cioè che è più, la paura è più bassa della rabbia, è più bassa della paura, poi pian piano c'è l'apatia e lì si va veramente molto in basso. Detto questo, però, come hai fatto la domanda, quindi parlo dell'acqua, perché sennò sarebbe lunga, anche se interessante. L'acqua, in realtà, cosa vi ho detto? Che una di queste provette fa circa 1,5 litri in 8 ore. Quindi voi potete fare, di solito vi consiglio, ovviamente, perché se mettete la provetta dentro un lago ci mettete degli anni, se dovete fare 1000 litri, facciamo 1500 litri per fare conto tondo, allora cosa fate? Una provetta in una bottiglia la prima notte, la seconda notte, visto che non potete riempire il laghetto di bottiglie, prendete altre 9 bottiglie e così dopo due notti oppure anche 16 ore, se lo fate tutto di fila, avrete 10 bottiglie tutte informate, cioè 15 litri. Se il laghetto è 1500 litri, teoricamente in 100 per 8, in 800 ore, voi dovreste informare il laghetto. Poi è evidente che dipende dalla qualità del laghetto. Se il laghetto è messo bene, ci potete mettere uguale o anche meno. Normalmente il laghetto non è messo come l'acqua di rubinetto, può essere messo, almeno che non ci sia molta vite, che allora è messo anche meglio. Quindi questo per dirvi che noi facciamo fare anche delle piscine, però bisogna rispettare dei canoni che non è sempre facile rispettare. Si possono fare le piscine senza cloro e senza antimuffa, so che sembra assurdo, però bisogna rispettare parecchi canoni. Comunque per quello che riguarda il laghetto, diciamo, noi abbiamo non solo modificato il lago di Narni, che è 1 km², ci abbiamo messo i suoi mesi, ma ad esempio recentemente, quest'inverno, ho potuto bere l'acqua del lago di Garda, perché Marco, che è di Brescia, tutte le volte che dall'Umbria tornava su mollava un po' di questi oggetti, abbiamo perso anche il conto, e delle bottiglie nascoste nel lago. E quest'inverno qua ho toccato l'acqua, l'ho testata, ho detto però sembra buona, dico quasi, il mio corpo mi ha detto puoi berla, l'ho bevuta, vi assicuro non puzzava, non aveva neanche un sapore malvagio, e io ho un intestino che se non sono corso io in bagno vuol dire che più o meno la maggior parte delle persone qua poteva berla, e grazie al fatto sicuramente c'è stato anche molta energia che sta arrivando dal centro della galassia che ha aumentato la vibrazione, però anche diciamo noi e anche forse anche altri che hanno iniziato a inquinare meno il lago, noi abbiamo fatto questa operazione, tante persone hanno fatto tante cose e il lago è migliorato, parliamo del lago più grande d'Italia. Non lo nascondo che in quest'ultimo mese sono andato in Ungheria e ho messo nel lago Balaton perché è un punto chiave dell'Europa, e a parte l'Ungheria essere un paese molto particolare, come avrete visto, ma ho messo una cemenite molto grande che fa parecchi chilometri di diametro
e che quindi riuscirà in, probabilmente in alcuni mesi, forse un anno e mezzo, a, a modificare l'acqua di quel lago che è da, da migliorare. Quindi voi potete farlo in qualsiasi laghetto, fiume, io fiume nel Savena, sono di San Lazzaro di Savena io, che è un torrente quasi fiume, e io avevo messo delle bottiglie d'inverno, d'estate mia figlia mi fa, ah, papà vieni a trovarmi, mi sono un posto in un fiume bellissimo. Era sotto il ponte sulla Via Emilia in un posto con 40 gradi, ho detto Camilla ma qua cioè, mancano solo i topi, e fa no ma guarda senti non c'è mica tutto perfetto, senti che fresco, arrivo giù c'era fresco, l'acqua non puzzava, avevo messo solo delle bottiglie l'inverno prima su, più in cima e praticamente l'acqua per sentire la puzza dovevo metterla a 10 cm e non faceva alghe se non quelle piante sotto lunghe, ma sopra non faceva alghe con un caldo veramente forte, quindi è una cosa che voi potete fare, provare, sperimentare in qualsiasi rio, fiume, torrente che voi avete queste parti. Scusa, sono un po' lungo, fai fare un'altra domanda, ma mi perdo. Abbiate sì, vita. Non ce n'è più? Meglio così? Così? No, vendiamo un po' di roba lì. No, no, meglio così era nel senso che se no andate a casa con un orario decente. Intanto Riccardo, grazie. Per prego. Quanto riguarda la batteria eterica, c'era sì? La prova con il nodo di Hartmann. Banker, Curie e Rajigamma? Kerry? Allora, Kerry, è sì. Stessa cosa. E, stessa cosa nel senso che sono solo frequenze e dimensioni anche, perché sono anche onde di forma, quelle lì come Kerry l'abbia vista con le telecamere, ha proprio una forma che assomiglia a un toroide. No, Hartmann, no, Kerry assomiglia più a un fiocco, adesso non mi ricordo, però hanno proprio delle forme diverse e sono ancora più deboli quelli di Kerry, però si iniziano a vedere anche quelli. Il raggi gamma, il Gullah ha messo in piedi un sistema che adesso attraverso le telecamere, anche se non vedono i raggi gamma, ma attraverso un altro sensore riesce a interpolare i dati, vedere gli effetti dei raggi gamma e li riesce a vedere. E noi abbiamo messo una provetta dentro una piantina che stava in quei posti dove fanno i test delle macchine radiografiche per i dentisti. Loro una piantina la cambiavano al massimo in 3-4 giorni in base a quanto usavano la radiografia. C'era una piantina che adesso è sempre viva, infatti loro dicono è una palla perché prima capivamo il funzionamento, adesso dobbiamo usare gli strumenti. Dico sì, però cioè, ammazzavate sempre le piantine, ma loro stessi ammettono la piantina non muore più e la piantina è immersa ore e ore al giorno dentro i raggi gamma delle radiazioni, raggi X scusami, raggi X, i raggi gamma sono ancora più forti, non abbiamo potuto provarli, però quello che vi sto dicendo è che dal centro della galassia stanno arrivando raggi gamma migliaia di volte più alti dell'anno scorso e noi siamo qua, quindi vuol dire che ci stanno costringendo. Cosa succede quando abbiamo più caldo? Ci dobbiamo spogliare, dobbiamo mangiare leggeri. Voi immaginate la stessa cosa senza sentire caldo, sta arrivando talmente tanta energia che noi ci dobbiamo alleggerire per forza. Quindi tutte le nostre bugie, anche i nostri blocchi, li dobbiamo far andare via, dobbiamo lasciare andare il più possibile, tutto, lasciare andare la rabbia, il rancore per le persone, lasciare andare e riempire tutto con amore. Questo ci sta facendo fare l'universo. L'universo ci sta riempendo di energia per farci a nostra volta emettere ancora più energia. È uno scambio tra noi e l'universo, la galassia. Quindi i raggi gamma sono convinto che se tu li misuri, io sono un misuratore, forse anche qua dietro, di raggi gamma e di anche frequenze, li vedi uguale, li vedi, ma mentre prima i raggi gamma ti facevano male, adesso non ti fanno più niente. Per assurdo, se uno potesse rendere coerente una centrale nucleare non farebbe più danni. Poi sinceramente non so come fare, avrei anche un tantino timore nel farlo, però se un giorno mi sfidano io raccoglierei la sfida e potrei provare a presentare dei progetti per fare questa cosa, io come tanti altri, magari Spaggiare che più di me ha titoli per poterlo fare, io sono un banale perito, quindi come poi anche Daniele Gullah, perito del tribunale, quindi spero di aver risposto in parte almeno. Grazie, a... Sì. E l'ultima, Cemeliti e Genesa, troppo in casa? Allora, guarda, Genesa noi le facevamo, abbiamo smesso di farle perché sono bellissime, non so per chi non le conosce, sono delle forme che ricordano tutte le prime cellule quando nascono, tutte la stessa forma, trovate Genesa la forma nella... Adesso forse c'era una forma qua da qualche parte, ma devo averla cancellata perché noi le facevamo e non le facciamo più. Sì, non c'è più la Genesa, però adesso come questa qua è una forma che sta creando un'informazione, un'energia, la Genesa lo fa a livello tridimensionale. Il problema della Genesa è che ci siamo accorti che quando tu la colpivi, sono molto delicate, si modifica la forma e rimane memorizzata magari la negatività di quel momento. Quindi le Genesa sono bellissime da vedere, ma perdono molto di armonia e coerenza.
questa pietra è meno bella da vedere, ma se tu a qualsiasi radiestesista fai provare la coerenza e l'armonia di questo, o l'energia di questo oggetto, è enormemente più alta di quella. Anzi, normalmente noi non le misuriamo neanche più in bovis. La settimana scorsa dovrò vedere varie radiestesiste perché nell'ultimo periodo hanno avuto risultati strani, diversi, e ci vogliamo tutti incontrare per far rete e capire perché, proprio forse a causa di quello che sta succedendo, ognuno sta vedendo cose diverse. Perché noi spesso, prima di uscire con questi oggetti, li diamo a vari operatori e finché non ci hanno dato tutti gli stessi valori, noi non li portiamo fuori. Poi io vi assicuro che quando quei valori lì sono coerenti sono gli stessi delle telecamere quantistiche, solo che le telecamere quantistiche tutte le volte che chiamo Daniele, anche se mi conosce, mi fa pagare delle cifre che diventa complicato. Quindi noi abbiamo trovato queste scamotage, abbiamo visto quali i nostri test del corpo sono simili alla telecamera e usiamo banalmente il nostro corpo, come potreste fare voi, ripeto, per chiedere qualsiasi cosa. C'è qualche altra domanda? Una domanda semplice. Volevo capire originariamente come è stata trasmessa la coerenza alle provette. Allora, la domanda è bella perché all'inizio è stato messo di fianco, come dicevo, dei principi attivi di piante, anche per dire, basta mettere una pianta di fianco che la vibrazione passa, i cristalli, la sungite, microrganismi effettivi, non so se conoscete, fermenti, fervida, sono tutte vibrazioni specifiche e quindi avevamo una lista già di migliaia di cose e quando troviamo cose nuove, coerenti, cerchiamo di metterle dentro. Però è avvenuta una cosa particolare che ha cambiato la coerenza in maniera molto forte dell'acqua, quando noi abbiamo fatto tutto molto noi uomini, poi quando la compagna di Marco ha dato lei una cosa che ha chiamato attivazione all'acqua, da quel momento è cresciuto qualcosa, si vede che gli voleva un'altra parte e le preghiere sono riuscite a entrare molto meglio nell'acqua. Infatti in questa provetta noi abbiamo messo delle preghiere e io all'inizio dicevo vabbè, ma cosa vuoi, se non che un giorno ci chiama uno, perché loro sono di Terni, uno che a Terni sono le acciaierie e uno che usava l'acqua nelle acciaierie, usava l'acqua informata perché gli acciai erano migliori, era un socio di una piccola società e lui diceva siamo contenti perché gli acciai sono buonissimi, un bel giorno ci chiama, fa oh ragazzi qua l'acqua non funziona più, si è disabilitata. È l'unico caso, lo devo dire, in cui si disabilita l'acqua, cioè quando va contro a alcune preghiere che abbiamo messo. In quel caso la preghiera noi pensavamo all'inizio fosse perché avevamo detto che non doveva essere usata l'acqua per scopi negativi, per scopi disarmonici, e quindi abbiamo pensato questi vogliono fare dei gran soldi, l'acqua si disabilitava. Non era così. Abbiamo messo mesi a scoprire quando noi gli abbiamo detto guarda l'acqua non l'abbiamo modificata, mi dispiace, non ti possiamo più dare l'acqua vecchia, noi la miglioriamo sempre, non è che teniamo quella vecchia, quindi fatene una ragione. Dopo mesi ci chiama e ci dice ragazzi scusate, avevate ragione, ma non era per motivi economici, perché io sono un socio, ho cercato di capire. I miei soci mi hanno tenuto nascosto che stavano iniziando a vendere questo acciaio per fare delle armi. Io lo so che sembra assurdo, ma di questi casi ne ho più di uno. L'acqua l'ha capito prima di tutti e si è disabilitata. Secondo noi è andata così, poi è l'unica spiegazione, perché lui ci ha spiegato questa cosa. Ci sono altri casi in cui abbiamo dato l'acqua e c'erano cose molto, molto cattive, negative, e l'acqua, o per non farsi guardare, chi la vuole guardare al microscopio, che ha delle brutte cose, insomma, lo so, io prima avevo detto è cosciente, è difficile descrivere il comportamento di un'acqua cosciente, è complicata anche per me, però noi vediamo questi risultati, dopo che abbiamo dato determinate preghiere. Se le preghiere sono di cuore, sono coerenti, possono entrare, che siano per guarire una persona, che siano per noi stessi. No, perché non è che se chiedete voglio 1 miliardo di euro, non è coerente, è il vostro ego che ve lo chiede, non è il vostro cuore. Però se dentro voi sentite questa persona vorrei che stesse meglio, e poi con questa provetta informate dell'acqua e gli regalate delle bottiglie dell'acqua, anche solo la provetta, e gli spiegate come fare, è molto probabile che quella persona, poi ripeto, sono tante le problematiche del corpo, ma che quella persona almeno ne tragga giovamento. Questo l'abbiamo visto. Molto spesso mi vengono a dire guarda quando regalo le provette funzionano meglio di quelle che uso io, quindi perché? Perché nel momento che l'hai regalata hai già informato l'acqua di un ulteriore gesto d'amore. Voi sperimentate, io vi dico solo questo, sperimentate. C'era una domanda qua forse? Se inserisco una provetta in una dispensa dove tengo il mangiare o nel frigo, rendo coerenti tutti gli alimenti. Perfetto, grazie, perché ve lo volevo dire, perché nelle confezioni sono 5 e ve ne ho strappate prima 4-5 confezioni per farle arrivare a poche persone,
sono 5 proprio perché una la potete mettere dentro l'acqua, l'altra appunto in una bottiglia d'acqua nel frigo, così pian piano tutto il frigo si mette in coerenza. Se fate le prove nei singoli, so, nei formaggi, vedrete che si tengono di più. L'altro giorno una persona mi diceva: io nell'insalata adesso la tengo, mi dura due volte prima. Oppure anche nei cibi secchi dentro gli sportelli, anche o yogurt, sia morbidi che anche se non c'è l'acqua si modificano. Ripeto, se io questa provetta la appoggio al muro, il muro si modificherà. Una signora si era accorta che teneva le sue bottiglie informate contro una parete e ci ha detto: oh, a me quella parete lì tutti gli anni, l'inverno, veniva l'umidità e la muffa non è più venuta. Abbiamo tolto le bottiglie e negli anni successivi ha continuato a non esserci più muffa. Il muro si era modificato. Quindi io consiglio, se voi avete dei problemi di questo tipo, informate prima delle bottiglie col metodo che vi ho detto, partendo da una provetta, una bottiglia più bottiglie, le appoggiate contro il muro. Un modo per aiutare la casa e proteggerla può essere mettere 4 bottiglie negli angoli della casa, diciamo gli angoli più esterni. Ci sono tantissime cose che si possono fare. Noi, e questo lo dimostra la scienza quantistica, non abbiamo limite a quello che possiamo fare, il limite è solo qui. La meccanica quantistica dimostra che tutte le probabilità sono infinite. Potrebbe, faccio sempre questo esempio, entrare un drago da quella porta, da quella finestra, il drago come lo vedete nei film, perché non entra? Perché per con tutti noi è totalmente incoerente come cosa. Però se noi siamo qua nel campo delle probabilità, e la probabilità in cui noi stiamo meglio, oppure dobbiamo superare un esame, oppure qualcosa con cui noi teniamo, non è tanto lontano, cioè il drago che entra dalla finestra è là. Noi siamo qui, la possibilità di fare questa cosa che noi ci teniamo è appena di fianco. Se noi iniziamo a dare coerenza, quindi col cuore e con questi oggetti, a quella probabilità è molto più facile che si realizzi. Ripeto, lo dice la scienza come lo dice la spiritualità. La scienza lo dice attraverso la meccanica quantistica, che aumentando la coerenza aumenti la probabilità. Si vede proprio il picco di dove noi siamo, e poi tutti i picchettini più bassi delle altre probabilità, compresa quella del drago. Poi si vede che se voi iniziate a spostare con la meditazione, o anche con, ci sono oggetti quantistici adesso che stanno uscendo, tante cose, è il futuro, molto verrà utilizzato di quelle tecnologie, che si inizia a aumentare il picco di quella zona, dove quando il picco di quella zona che voi volete aumentare, di quella probabilità lì, è più alto di quella in cui siete voi, automaticamente si realizza. Perché tutto l'universo è un nostro ologramma, è stato anche dimostrato, e quindi noi possiamo modificare la realtà, dobbiamo solo crederci. Capisco che non è una cosa banale, però se voi avete motivazione e fede ottenete veramente tanti risultati. Questi oggetti vi aiutano solo ad avere più coerenza, ma tutto lo fate voi senza me. C'è la domanda anche lì, non so, prima un'altra sua. La pietra va bene in camera per dormire meglio? Io la pietra di solito sì. Allora, dormire può essere modificato. Con la batteria termica abbiamo visto che il 99,9% delle volte, perché lo 0,1 è un altro motivo che non vi spiego, ma nel caso vi scrivete, esatto, siamo già oltre. Mi tocca ritrovarci, richiamarti per forza. Ah, forse sì, vedete, lo deciderete voi. Decidiamo già la data dopo, meglio. Comunque la pietra spesso di fianco al comodino può essere utile per fare dei lavori, c'è scritto nelle istruzioni che do con la pietra, sul nostro inconscio che diventa nostro alleato. Noi possiamo riprogrammare il nostro inconscio. Nel nostro inconscio c'è la memoria di tutto. Io ho visto, sono andato indietro di 32.000 anni delle mie vite passate con la meditazione, uno può non crederci, però vedo, chiedo alla mia coscienza di risolvere quella paura. Prima vedevo me da bambino, poi inizio a vedere delle altre persone, risolvo quel problema, mi si risolve a me quando non è la vita. Ma poi non mi importa che sia una vita passata parallela a quello che è, ho risolto un problema mio, io sto da Dio, quindi. E però l'ho fatto perché ho spostato quella probabilità. Questo è per dirvi che sia la spiritualità, quella pura, che la scienza dicono la stessa cosa. Non c'è limite a quello che possiamo fare. Qualcuno diceva che potevamo spostare montagne. Krishna distruggeva universi e li ricreava. Va bene, scusate, ho divagato. La domanda che c'è? C'è qualche una domanda? Quindi... Vedi come si fa a mantenere in forma, Esther, perché sempre di ritorno. Lavorare nei campi. No, io a casa ho degli oggetti di Dina, tipo l'Erim e anche dei braccialetti sì, che indossano i miei figli e mia moglie, per dire, insomma. Non so se conosci Luigi Ghina. Sì, sì, è di Imola, è vicino a casa mia, lo conosco molto bene sotto i suoi libri. Quindi. E quindi vuol dire, cioè, parliamo la stessa lingua più o meno, cioè io in casa questo Erim dovrebbe fare le stesse cose, un altro discorso. Sì, ecco, prima mi mandavano con la Genesa, può succedere che alcuni dispositivi a volte vadano sincronizzati. Una volta c'era una lampada di sale, e c'era la batteria eterica messa dietro la lampada di sale,
toglieva tutti i nodi della casa tranne quelli in quella stanza, perché ovviamente non riusciva a lavorare, l'informazione passa attraverso i sali, una lampada delle sale grossa così li bloccava, bastato spostare la batteria dove tra l'altro andava messa che tutti i nodi sono tornati tutti armonizzati. Un'altra volta c'era una genesa disarmonica e bloccava l'informazione della batteria, cioè gli dava fastidio. Tolta la genesa, che comunque avevano capito che non andava più bene, risolto il problema. Un'altra volta c'era una cosa che si chiamava uno Zed, che sono degli strumenti sempre energetici, tipo quelli di Ghina. Adesso tipo quello perché non ho ancora raffronti con i Ghina, non mi sembra di aver visto disarmonie per ora. Però lo Zed, che è uno strumento molto armonico, abbiamo dovuto sintonizzare la batteria eterica, è bastato l'intento. Tutti nel gruppo, era una presentazione tipo questa, di 20-30 persone, c'era lo Zed, appena ho messo la batteria eterica, abbiamo iniziato a sentire tutti un fischio nell'orecchio, c'era qualcosa che non andava bene. Abbiamo sintonizzato la batteria con lo Zed, perché al contrario non era possibile, perché una è un'onda di forma, l'altra invece è un'onda di coerenza. Abbiamo sostanzialmente modificato la batteria eterica, l'informazione dell'acqua nella batteria eterica, sono entrati in sintonia e l'energia è schizzata in alto. Quindi ci sono dei casi, in quei casi lì mi scrivete e noi li analizziamo, io rispondo sempre a tutti su Telegram. Quindi, Un'altra cosa, scusami, che adesso mi è venuto in mente, ho visto che ci sono dei depuratori che costano anche 1500 euro. Sui depuratori potrebbe stare qua però, non però che va sotto l'orecchio, ma in uscita, quindi hanno dei magneti. Allora, sì, vi dico solo questo, se vi tolgono i sali non vanno bene. Dicevo prima, mi ha chiamato il primo produttore in Italia di depuratori che è Aqualife e loro lo sanno benissimo, l'acqua osmotica al 100% non è infermabile, è acqua morta, chimicamente è perfetta, da bere non ti dà minimamente energia, te ne toglie, infatti chi la beve dice io non sento mai la sensazione di sete passare, per dire. Allora, queste cose qui bisogna saperle in base al depuratore, per questo voglio che sappiate fare la prova, se no mi mandate le foto dell'acqua e io ve la testo. Se non sapete come fare, perché se non mandate tutti vado in crisi, e io vi testo l'acqua a distanza e vi dico ok, l'acqua è passata oppure no. C'ho una mia amica che mi fa i test per vedere se dico delle balle o no, e lei sa benissimo che l'acqua è, ogni tanto mi manda, dice questa com'è, quella com'è, e mi fa i tranelli. Se io mi metto lì in centro glieli becco tutti, se ho fretta faccio dei guai, quindi infatti adesso quando arriva da lei aspetto di mettermi lì con calma e li faccio. Infatti adesso un po' che non me li fa più perché glielo ho beccati tutti, speriamo. Volevo dire che allora informando l'acqua non servirebbero tutti questi sistemi. Assolutamente no, infatti loro mi hanno chiamato lì, il primo produttore in Italia di depuratori mi ha chiamato lì. Poi io gli ho detto che l'acqua da loro non ci andrà, non perché lo dico, io gliel'ho anche regalato, ho detto ma se voi la mettete nei vostri depuratori l'acqua mi ha già detto, nel senso che ho testato io con il mio corpo, che non si fa mettere dentro il macchinario. Con questa finisco per dirvi la coscienza che può avere l'acqua, magari voi pensate sia la mia, però insomma questo è quanto. E finisco, lo so che le domande sarebbero tante, vi metto la slide così ve lo potete scrivere, ma comunque se mi prendete l'acqua, la cemento, la batteria è la cosa che costa di più, 70 euro, ma se non vi dà risparmi, non vi dà differenza, è l'unica cosa che vi cambio, perché la cemento se me la mettete quella in giardino si rovina, quella piccola si può scheggiare. La batteria in quel caso lì ve la posso cambiare, ovviamente se siete a distanza dovremo fare spedizioni, io le spedizioni normalmente se riesco le faccio, vi lascio questa così voi vi memorizzate il mio riferimento okay. Telegram e poi dopo mi potete scrivere se volete entrare nel canale, me lo chiedete, ci siamo visti il 1° settembre, mi metti nel canale e io tanto scrivo solo io, non c'è un gran casino, scusate mi sposto. Questo perché così potete, poi nei foglietti trovate tutti i miei riferimenti, sia miei che dei ragazzi in Umbria, con anche i numeri di cellulare, per dirvi la fiducia che diamo anche il numero di cellulare, poi se chiamate tutti impazziamo, ma se scrivete cerchiamo di rispondere a tutti. Vi ricordo che la conferenza, l'ingresso alla conferenza era a offerta libera. Se volete darci un contributo ovviamente serve per pagare la sala. E niente, siamo coerenti.